Dunque dovrebbe essere... Ah, un liula! La fortuna viene qua! Ah, un liuli! La radio di bordo deve essere... Benvenuti a... Compila, quindi va... Eccoci. Bonsoir, bonsoir. Stasera c'è un'inquadratura un po' strana, ma sono in sperimentazione. Poi già è molto che riesco a parlare, quindi sono un po' scuro, ma... Ciao Cricolo87, o Cricolo, semplicemente. 87 per fare il nickname univoco. La settimana scorsa, ecco, da questo si capisce che non ne sono uscito, quindi avrò un po' di tosse, ma spero che questo non dia da fare. Magari muto il microfono quando succede, perché poi finisce che faccio impennare qui la barretta del volume e mi faccio esplodere le orecchie. No, martedì sera, l'ultima live, ero abbastanza... Non so come mai sono così basso. Adesso farò cadere la telecamera così. E l'ho fissata bene, però come... Beh, la tiene bene, come... Adesso rompo tutto così. Però ero già abbastanza al limite con la voce. Mercoledì mattina mi sono svegliato che non avevo praticamente più voce, proprio zero. Lo zero assoluto totale. E tra l'altro sono andato fuori casa, non ho lavorato da remoto e sono andato apposta da un cliente per poter interagire con i colleghi. Alla fine non ce l'ho fatta più di tanto perché non riuscivo a proferire parola, avevo proprio un filo di voce. Poi pian pianino è tornata e adesso diciamo che siamo a livello nasale, ecco, da questo punto di vista, per cui ho capito, prima ho controllato come faccio a essere tutto squadrato. Perché sta cosa è snodabile, ma non è molto snodabile. Si snoda per... Vabbè, comunque così va bene. Ok, dai, ci sta. E tanto c'è questa luce soffusa che sembra molto più fioca di quello che sarebbe, ma... non c'è voglia di puntarmi un faro in faccia stavolta. La lampada ce l'ho, ma... Rimane un po' dietro le quinte, diciamo. Ecco, forse adesso si vede un po'. Devo fare le prove in live perché quando le faccio non in live sembra che vada sempre tutto bene, però si vede, vabbè. Diciamo che qui siamo magari più esperti di programmazione, ma del resto la fotografia non è il nostro forte, ma vi farò fare un corso anche in questo caso. Com'è calda questa lampada, è una roba esagerata. Quindi continuiamo le live dedicate al nostro Delphi spiegato al mio gatto. La volta scorsa abbiamo fatto un po' di introduzione, abbiamo visto come così, navigare nell'IDE, come creare un progetto, quali sono i file che utilizziamo nel lavorare con un progetto. Ciao Muzio, buonasera. Buonasera, quindi ben arrivato. E quindi abbiamo iniziato, diciamo, in maniera molto morbida. Stasera proseguiamo questo percorso. Poi in settimana c'erano dei commenti sulla replica su YouTube di qualcuno che voleva seguire, voleva il link, quindi non so se poi ce la farà o meno partecipare, anche perché diciamo, nella live si può interagire, si possono porre domande, si possono fare queste cose. Quindi, così come nel gruppo Facebook di Delphi Club Italia c'era qualcuno che cercava un corso Delphi, e quindi non ce ne sono tantissimi. Ho visto che in realtà su Udemy o Udemy, non so come sia, non so qual è la pronuncia giusta, mi informerò. Qualcosa c'è, ma anche abbastanza, come dire, mirato, perché si parla di tecnologie specifiche legate a Delphi.
Però ecco, io ho iniziato a, come dire, non apprezzare molto quel tipo di corsi, cioè a meno che non siano fatti da determinate persone o in un certo modo non sono sempre utilissimi, perché in alcuni casi, vabbè, io li seguo per cose legate all'ambito dello sviluppo JavaScript, però ecco, le cose cambiano talmente in fretta che diventano subito vecchi e fondamentalmente nel modo in cui vengono affrontati, facendo vedere le cose ma non spiegando, come dire, in maniera molto più approfondita quello che sta dietro, ci sono miriadi di capitoli e bisogna seguirlo e metterlo anche in pratica subito, perché altrimenti ci si tende a scordare quello che si è appreso, e quindi non è, insomma, i corsi online non sono proprio il mio ideale. Infatti noi stiamo proprio facendo una specie di corso online, quindi, come per dire, perfetto. No, beh, questa ovviamente è un'esperienza di tipo diverso, al netto che poi rimarranno magari filmati da cui può essere utile estrarre qualcosa, perché a volte mi capita di partecipare a qualche forum dove viene chiesto magari l'aiuto per utilizzare questa o quella tecnologia o fare questa o quell'altra cosa. Ecco, le live che abbiamo fatto fin da ormai 3 anni a questa parte sono sempre state utili, perché potevo linkare quello e far vedere che abbiamo usato Bluetooth, API. Ciao Sandro, buona serata anche a te. Qui si è fermata la musica o sono io che non sento più niente? Forse si è fermato tutto. Chi fermerà la musica? Non lo sento più. Impossibile riprodurre il brano corrente. Come mai? No, stai producendo. Boh. Ma chissà che problema. Sono forse un po' alto, quindi l'altra volta mi sembrava giusto, quindi lo rimetto un po' più o meno come era, ma tanto dovrei. Sì, è che devo ricordarmi che devo rinnovare anche Spotify, perché io lo uso e mi mandano la mail con il prezzo pieno, ma io so dove andare a sgrufolare per farmi un piano a prezzo più scontato, perché siccome lo faccio per tutto l'anno, quantomeno, intanto io lo uso, quindi sono sicuro di rinnovarlo sempre, facendo un anno, come dire, come pacchetto. E dove ci sono le sottoscrizioni, c'è un link sotto per altri piani, clicca qui e si può fare l'anno scontato. Mi sembra una buona cosa, tanto alla fine gli garantisci un anno di abbonamento senza interruzioni, quindi tanto io lo uso, lo ascolto in macchina, ormai lo ascolto dappertutto, quindi non trovo molto comodo, qualitativamente abbastanza buono, quindi vabbè, non mi ha sponsorizzato, quindi non ne parlo più, perché se vuole che sponsorizzo Spotify mi pagano. E no, quindi dicevo, a parte la mia avventura afona di mercoledì, tra l'altro se andate sul mio canale YouTube, parti replay, c'è anche un filmato buffo, perché c'è stato un webinar per il compleanno di Delphi, tenuto da BitTime Professional, e quindi io sono entrato alla chetichella, volevo partecipare. Cioè, ho salutato, siccome qualcuno si è accorto della mia presenza, ha detto: ecco, è arrivato lo streamer di Twitch, faccio un saluto, li salutiamo. Io volevo salutare, non si sentiva niente, e quindi mi hanno detto: magari è muto. Invece in realtà si è scoperto che non è che ero muto col microfono, ero muto proprio io, e quindi per cui ne ho approfittato, ci stava il meme, perché c'era da divertirci su questa cosa. E quindi i filmati con i meme, cioè sono da un sacco di visualizzazioni sul mio canale, più di quelli che durano 2 ore, dove mi faccio un mazzo tanto per spiegare delle cose. Invece le cazzate, è incredibile su YouTube come vadano, il successo che hanno anche la minima cosa. Bene, quindi per non parlare troppo e non tediarci troppo, quello che farei io, quindi andare ad avviare il nostro Delphi, in realtà l'ho già avviato, e vedere un po', proseguire, come dire, il percorso della settimana scorsa, vedendo qualcosa di più, ad esempio un po' un excursus sui componenti, sui form, sul concetto di ownership, sul concetto di parentship, quindi su queste cose che sono
come dire, dei temi cardini, senza per il momento ancora addentrarci nella programmazione di oggetti, ma che sono abbastanza fondamentali per comprendere anche come in generale lavora l'ambiente visuale di Delphi, quindi la progettazione visuale. Sono cose che poi valgono sia nella VCL, che è la libreria che useremo per fare un'applicazione Windows, ma anche in FireMonkey. Quindi la tendenza poi, adesso non mi ricordo che orario ho messo sul calendario, e di tenere magari le live un pochino più corte, quantomeno non sforare troppo le 2 ore, perché magari poi chi guarda in seguito si deve guardare un filmato un po' lungo, e magari organizzare qualcosa invece di extra. Ci stiamo pensando, è girata qualche idea anche con altre persone, anche se io avevo un'idea malsana che non riguarda Delphi, ma solo in un certo frangente, quindi vedo se riuscirò a portarla avanti, ecco, da questo punto di vista. Detto questo, mi cambio, cioè non mi cambio io, ma cambio la scena, cambio screen, ok, e non si vede niente. Aspetta, come mai non si vede niente? Vedo tutto blu. Questo è un po' strano, eh? Vediamo che cosa è successo. Adesso non vedete. Stava catturando lo schermo sbagliato. Ma non è mica la prima volta che lo uso, quindi boh, non so come mai. Adesso mi metto anche in centro, anche se poi ne fareste anche volentieri a meno, probabilmente del mio ghignone, come si chiama, anche se almeno è un po' diminuito il mio ghignone rispetto alle prime live. Posso dire anche qui di aver raggiunto un traguardo. Sono sceso sotto il quintale, quindi a forza di burpees, di robe, di soprusi in palestra. E vabbè, la dieta in realtà non è neanche una dieta, perché è un mangiare normale, quindi bastava fare quello. Posso anche dire di aver festeggiato in questo weekend questo traguardone incredibile. Quindi andiamo a fare un'applicazione Delphi, o Delphi, come dicono gli americani, Windows VCL. Quindi faccio un nuovo progetto. Per info su come si creano i progetti, sui vari tipi di file, eccetera, c'è sempre la live dello scorso. Dio, che fonte mi ha impostato. Ma com'è che tutte le volte che entro qui non tocco niente e trovo tutto diverso? Perché ho lavorato con Delphi in remoto questa settimana su un'altra macchina virtuale di un cliente, che il mio non l'ho toccato, quindi vabbè, funziona sempre così, che ti devo dire. Aspetta che guardo di avere la chat a portata di mano. Ok, poi. Ok, qui abbiamo il nostro codice, direi che si vede abbastanza bene. Volendolo posso, vabbè, ingrandirlo di più, forse è eccessivo. Dicevo, per tutte le informazioni, file di progetto, eccetera, c'è la live della scorsa settimana, che comunque è sempre qui su Twitch, però prima o poi verrà rimossa, ma in ogni caso è anche su YouTube, e quindi si può vedere da lì. Stavo guardando un attimo, allora dove partire? Ok, da qua. Quindi darei un'occhiata intanto al form designer che abbiamo usato anche l'altra volta, ovvero quando creiamo un nuovo progetto avevamo già visto che ci appare la nostra form, che avevo la mia cartella gatto 02 design, lo chiamo così perché mi piace, via. Dammi forms, scusate, forms main, dammi project, dammi questo progetto fantoccio. Tanto questo sarà solo per sperimentare un po' di cose, quindi non ci saranno delle cose particolari. Quindi abbiamo visto come progettare le proprietà, come modificare le proprietà, come cambiare il nome
navigare nell'Object Inspector, cambiare il nome del form in questo caso, ma ci sono anche altri file che possiamo andare insieme nel nostro progetto e li vedremo. In questo caso, quindi, questo è il nostro design. Avevamo visto come avevamo messo qualche pulsante, forse con qualche copia e incolla. Avevamo fatto un po' di esperimenti per capire come era fatto il DFM. Quindi, avevamo visto anche la rappresentazione testuale della form, con cui possiamo poi tornare anche al form stesso. Il code behind, cioè il codice che sta dietro. Che, ecco, iniziamo a vedere qualche dettaglio in più legato al fatto che, ad esempio, il codice viene sincronizzato, quindi ho chiamato la finestra main form, questa variabile che non è proprio bellissima collocata qui perché è una variabile globale, diciamo che Delphi ti instrada verso un tipo di infrastruttura di progetto, crea queste variabili che non sempre però possono essere una buona idea, è un retaggio un po' del passato che è stato mantenuto perché noi praticamente utilizziamo o rischiamo di utilizzare variabili globali in una unit per accedere a quella che è l'istanza di un oggetto. Quindi, se sono termini che appaiono ancora strani, quando faremo la programmazione oggetti con Delphi entreremo nel dettaglio, però ecco, l'ideale no, sarebbe non avere in queste unit dovrebbero essere dei moduli di codice dove noi esponiamo fondamentalmente un tipo e la variabile la creiamo o locale o la mettiamo in una posizione preferibilmente diversa da questa. Ecco, io in certi casi, ad esempio, vado a fare una modifica manuale togliendo ad esempio questa variabile da qui, andando nel sorgente del progetto principale e buttandola ad esempio qui dentro, quindi l'effetto è lo stesso, però come dire, il programma principale crea questa finestra, lo mette in una variabile che sì, è globale anch'essa perché sta nel programma in un certo senso, ma non abbiamo unit che usano il programma, al massimo il programma principale che è questo codice sorgente che fa uso delle unit, quindi io generalmente faccio questa piccola patch giusto per partire, questo perché eventuali altre finestre non le vado a creare all'avvio dell'applicazione, ma le creo, come si può dire, on demand, cioè quando mi servono, sia modali, cioè che non si chiudono finché io non vado, come dire, a dare una conferma, o un annullamento, o comunque non scelgo un'opzione, oppure anche finestre che stanno, assieme alla prima, cioè alla main form, visibili fianco a fianco. Quindi un'altra cosa che potrebbe essere utile, e io consiglio di abilitarlo quantomeno in ambito di debug, soprattutto per chi muove i primi passi, è una variabile globale in questo caso che è importata, diciamo più o meno implicitamente, ecco, se vogliamo dirlo, se non mi ricordo in che unit, probabilmente fa parte di o di system o sì, esatto. Quindi ce l'avete sempre, report memory leaks on shutdown, è un tool abbastanza semplice, incorporato, quindi molto rudimentale, in realtà un po' simile al console log e all'aler, che però svolge una funzione abbastanza utile, che è quella di segnalarvi quando l'applicazione si chiude e rimangono dei memory leak, cioè della memoria allocata che non è stata distrutta. Perché una cosa che probabilmente abbiamo accennato la volta scorsa, ma non abbiamo approfondito, quindi qui trovate anche un po' di documentazione legata a questo fatto. Ci sono un po' di variabili, queste fanno parte del Memory Manager, sono un gruppo di informazioni dove c'è, diciamo, allocazione della memoria, si passa da questo attore che gestisce fondamentalmente un'allocazione efficiente della memoria. E ha alcune funzioni, una di queste è quella di farsi fare un report di tutti gli oggetti che non sono stati distrutti. Ecco, in realtà poi questo a livello di applicazione non è un grosso problema quando l'applicazione viene terminata, perché siccome il processo termina, che noi abbiamo rilasciato o meno la memoria, il processo termina, quindi quella memoria viene comunque rilasciata. Però è utile perché vuol dire che quegli oggetti non sono stati distrutti, quindi se noi abbiamo magari invece che un'applicazione visuale un servizio che fa tante cose
e ogni volta, come dire, che chiamiamo un metodo, c'è qualcosa che rimane allocato, non viene distrutto, a lungo andare chiaramente la memoria viene strutturata. Dove e come consulti quel report? Questo report viene mostrato in automatico quando noi chiudiamo l'applicazione. Io faccio un run, l'applicazione parte, quindi io chiudo, a questo punto nessuna segnalazione. Se facciamo una cosa simile a quella che abbiamo fatto l'altra volta, eravamo qui non create, e mi ricordo che abbiamo fatto una cosa del tipo button, abbiamo creato un button dinamicamente, su qui manca la unit, facciamo che ne aggiungo uno, così abbiamo già anche la unit, tanto poi mi devo comunque, in ogni caso devo farci comunque altre cose, quindi supponiamo di creare un pulsante dinamicamente, ignoriamo per un momento questo parametro. Per visualizzarlo, ovviamente dobbiamo dirgli che il suo contenitore è, siamo nella finestra. Questa è una procedura della finestra, che viene, è un evento che viene eseguito quando la forma viene creata. Creo il pulsante, gli do come genitore me stesso, ovvero la finestra, lo posiziono in coordinate 10, 10, ok, lancio la mia applicazione, penso anche senza debug dovrebbe funzionare. Ecco, chiaramente questo oggetto non viene distrutto, non c'è da nessuna parte una distruzione, qui c'è il nostro pulsantello. Se chiudo, no, lo provo in debug, probabilmente lavora solo in debug. Ok, qui c'è il pulsante, vediamo se l'ho impostato true. Dovrebbe effettivamente darmi questo avviso ed è strano che non me lo dia. Però aspetta, non vorrei, non dovrebbe essere questo il problema, a meno che non abbia messo. Ah, ok, probabilmente c'era qualcosa che veniva impostato in automatico e c'era qualcuno che si faceva carico di andare a distruggere il pulsante. Ecco, in questo caso esce fuori questo rapportino. Lo ingrandiamo un attimo. Non è proprio dettagliato, anzi, abbastanza. Però, come dire, ci segnala che è rimasto un t-button. E il t-button è stato distrutto, quindi rimane anche l'oggetto t-font, che è il font del pulsante, l'oggetto dei margini, il pennello per disegnarlo e un po' di altre cose. Questi sono tutti, ovviamente, oggetti, e c'è una conta anche dei byte, ovviamente non tantissima roba perché non abbiamo neanche un K qui allocato per il button, però qui ci sta dicendo che questo viene, è un qualcosa che a conclusione del programma risulta non rilasciato. Small blocks leaks, ok. Se qui metto self e rilancio l'applicazione, quindi non so come mai il parent dava, probabilmente il form va a, o se lo va ad autoassegnare, non ho capito come mai. In questo caso non abbiamo lo stesso errore, perché questo self è un parametro del costruttore di tutti i componenti. I microsurfisti hanno il garbage collector, esatto, noi non abbiamo il garbage collector, ma abbiamo un reference counting, abbiamo diversi strumenti, oppure come in questo caso la ownership, ovvero nel momento in cui creo questo pulsante nella create, mi viene richiesto di specificare, qui si legge poco, un owner. L'owner è il componente che noi scegliamo come attore che fondamentalmente si prende la responsabilità di distruggere il nostro componente quando esso stesso viene distrutto. Quindi fondamentalmente quando noi abbiamo l'applicazione e facciamo questo create form con la classe del form e la variabile in cui mettiamo il riferimento, l'applicazione non ha ancora finestre, quindi diventa automaticamente owner della finestra, questo oggetto application, e l'applicazione parte. Quando la finestra viene creata, il pulsante viene creato, la finestra è owner di questo pulsante. Quindi alla chiusura dell'applicazione, l'applicazione distrugge la finestra, che
che distrugge il pulsante, essendo l'owner. Quindi la finestra ha come owner l'applicazione, il pulsante ha come owner la finestra, quindi entrambi, diciamo, si prendono cura l'uno dell'altro in un certo senso, ed è il motivo per cui non vediamo il warning. Questo parent ho il sospetto che possa avere un side effect, se andiamo a vedere, perché avendo il codice noi possiamo in qualche modo, c'è un insert control, not destroying, ci sono delle informazioni, può essere che da qualche parte la insert control vada anche a come dire, vada a farsi istruire da, o vada a fare delle come dire, delle operazioni su quel controllo, perché è contenuto in quella maschera. Quindi control parent, bisognerebbe entrare un po' più nel dettaglio, però diciamo che questo era un modo per scatenare quel report. Ecco, potrebbe anche essere qualunque altra cosa, come una lista di stringhe, qualunque oggetto noi creiamo che non viene distrutto. Questo che cosa ci fa capire? Che comunque intanto ogni oggetto, ogni vabbè, parliamo di oggetti, ma parliamo anche di alcune strutture dati che richiedono una locazione di memoria, a meno che non appartengano a famiglie di come dire, oggetti particolari, dobbiamo stare attenti che ogni cosa che creiamo dobbiamo andare a distruggere. Quindi il concetto un po' qual è? Che qui non c'è il garbage collector, siamo responsabili della distruzione della memoria, o quantomeno della delega o della configurazione tale per cui questa distruzione viene fatta da qualcun altro, in questo caso come avviene nel pulsante, dove noi deleghiamo come owner il form stesso. Questo è il motivo alla base di questo principio di funzionamento, tale per cui se io qui inserisco un pulsante, inserisco un controllo edit, inserisco una list box, giusto per dirne qualcuna, questi controlli fondamentalmente non hanno bisogno di qualcuno che li distrugga, perché già solo il fatto di piazzarli, di averli descritti poi nel DFM che abbiamo visto l'altra volta, ovvero nel file di definizione, fa sì che nel momento in cui il form viene creato e va a, come dire, streamare queste proprietà, quindi si va a leggere queste informazioni, va a leggere anche questi componenti, ne legge il nome, quindi ne crea un'istanza e ne fa una copia del riferimento all'interno delle variabili che sono nella classe del form, che poi capiremo più avanti bene nel dettaglio cosa si intende come classe oggetto, associa anche automaticamente come owner la finestra ai componenti, quindi c'è anche questo tipo di operazione. Quindi noi possiamo, come dire, al netto di quel controllo che io qui ho creato da codice, per tutto ciò che noi facciamo di visuale generalmente non ha bisogno di... Se l'applicazione abortisce con oggetti, c'è un modo pulito per distruggere fuori linea? In realtà lo fa già Windows. Come dicevo prima, se il processo termina, comunque quella memoria viene rilasciata, perché fa parte di un set privato allocato per un processo che viene chiuso, e quindi comunque il sistema operativo torna in possesso della memoria. Chiaramente, a meno che noi non abbiamo allocato risorse del sistema operativo globali, ad esempio se avvio un'applicazione e creo un mutex, cioè vado a creare un oggetto che è univoco nel sistema, un semaforo o qualcosa del genere, il mio applicativo, se viene distrutto, se ha delle strutture dei dati legate a quella risorsa, quelle vengono distrutte perché l'applicativo termina, ma nessuno va a eliminare quel mutex, quel semaforo, se io non vado a rimuoverlo esplicitamente con un API. Quindi se questo pulsante, vedo il rapportino, poi l'applicazione si chiude e comunque io la memoria la vado a recuperare perché il programma è terminato, quindi ogni cosa allocata da quel programma, a meno che non sia condiviso, non sia qualcosa di globale o che non esca da quei ranghi con i dovuti strumenti, ecco, lo andiamo a perdere. Però è utile comunque farsi fare questo rapportino, perché se riguarda una finestra che noi apriamo e chiudiamo senza uscire dall'applicazione, può essere che a un certo punto la memoria si esaurisce. Magari un servizio che fa la stessa, non so, una ricezione di mail
per interpretarle usa un oggetto che poi non viene distrutto, e fa questo lavoro tutta la giornata, deve girare perennemente, dai una volta, dai due, dai tre, prima o poi o finisce la memoria o... Il problema è che se vai in out of memory, rischiamo anche proprio il crash, rischiamo anche che il sistema operativo lo vada a uccidere, punto. Quindi di fatto perdiamo, smette di funzionare, quindi usciamo anche dagli schemi magari classici di gestione delle eccezioni e quant'altro, che è una cosa di cui parleremo, che è molto importante. Quindi quando scriviamo codice, creiamo oggetti, questo... Una string list si autocancella dopo una volta di esecuzione, è stato eseguito il free? Sì, se ne va. La string list è una struttura dati, tu hai il tuo call stack, hai l'heap, quindi hai la tua memoria che ti viene allocata con tutte le tecniche che ad oggi poi Delphi incorpora, che troviamo qui, mi sembra, nella configurazione del linker, che conosco solo, non dico per sentito dire, ma mi fido, diciamo, di quello che fa il compilatore. Ci sono in alcuni casi, mi sembrava fosse qui, Data Execution Prevention, ci sono delle opzioni che vanno a cambiare di volta in volta l'indirizzo dell'applicazione per evitare magari un hacking, ci sono delle impostazioni di sicurezza, questo ad esempio qui sotto, il address space layout randomization, e quindi ci sono tutti degli espedienti per rendere l'applicazione, diciamo, meno vulnerabile, meno come dire, exploitabile, non saprei come definirlo, anche se poi sono cose che dovrebbe fare il sistema operativo, però sì, la string list comunque viene recuperata in questo caso. Cioè, se qualcuno sa, questa per quanto ne so, quindi qualcuno ha informazioni diverse, ma per quanto ne so è implicito, poi perché è dove la vedrei, nel senso non la riesco a vedere poi nel task manager, perché comunque l'applicazione non c'è più e non è una risorsa globale. Chiaro che se tu la crei dentro un tuo metodo che viene invocato tante volte, a quel punto succede che in quel caso continui a consumare memoria finché il processo è attivo. Infatti poi spesso, chiudendo e riprendendo il programma, il problema si risolve, perché comunque riallochi la memoria e poi la vai a recuperare. Quindi è buona abitudine per, diciamo, gli utilizzi di oggetti una tantum. Ecco, in questo caso chiaramente se avessi dovuto mettere nel form una lista di pulsanti creati a runtime, avrei fatto un ciclo, avrei messo per ogni pulsante self, cioè la form come owner, in modo da non dovermi preoccupare alla fine di fare un ciclo su quella lista e farla free tutti i componenti. Però per altri oggetti invece dobbiamo, se non sono componenti non c'è questo concetto di ownership. Questo owner, se vediamo di che tipo è un component, perché questa cosa è propria di tutti i componenti, quindi il pulsante è un componente ma è anche un controllo perché è un aspetto visuale, altri invece sono solo componenti. A proposito di questo, il problema di DataSnap, te lo ricordi? Quale dei tanti? Aiuto, me ne ricordo tanti, però, quindi non so a quale di specifico tieni presente. Sì, mi ricordo che c'era un memory leak, diciamo data snap, tecnologia molto potente per i suoi tempi, però alla fine però anche nell'ID di Delphi abbiamo avuto spesso qualcosa di questo tipo di memory leak. In Delphi 2005 mi sembra che ogni volta che tu compilavi c'era memoria che veniva allocata e non veniva mai rilasciata, quindi a forza di build ti crashava l'ID, prima o poi dovevi riavviarlo. Quindi parliamo del 2005, dopo è stato un po' risolto, c'era una cache dei package, c'erano in giro quegli extension dev, quei package da mettere ad ogni chiamata da parte di un client. Cioè, questo chiaramente fa sì che quello, ovviamente per un API, a meno che non sia un giocattolo, tu non lo possa utilizzare. Cioè lì bisogna, come dire, restare molto attenti su questo aspetto, soprattutto quando lo fai all'interno di metodi che ci si aspetta vengono invocati molte volte, perché chiaramente se lasci un memory leak
ad ogni esecuzione è prima o poi finita. Se è un API, qualcuno con un attacco anche molto semplice ti può anche tirare giù il server, quindi è abbastanza delicato in quel caso. Sì, stiamo parlando di un po' di anni fa, ma a volte escono comunque questi bug, perché mi ricordo di aver fatto un'applicazione, non entro dei dettagli perché è un'applicazione abbastanza complessa, dove c'era simulazione di aerografi su componenti grafici, e questa era iniziata in Delphi 7, è stata fatta in Delphi 7, e lì avevo veramente fatto tutte le possibili attenzioni, perché usavo dei componenti, usavo una libreria esterna che era fatta molto bene, Graphics 32, che c'è ancora in circolazione, per fare delle operazioni sui bitmap ad alta velocità, e avevo creato un'architettura molto complessa in termini di componente che parla con un altro componente, che uno contiene i dati, l'altro ti fa la visualizzazione con diversi effetti, tutto custom. E ricordo che io ero stato attento a quell'aspetto e avevo sondato come in realtà Delphi fosse a sua volta curato anche in questo aspetto, proprio perché avevo un applicativo dove io non ci credevo, ma allocavo dei mega di memoria tra risorse, oggetti, eccetera, e quando questo progetto, perché c'era un progetto che veniva aperto e chiuso, tornavo esattamente alla RAM allocata precedentemente, cioè era versione anche vecchia di Windows, e quindi vuol dire che sia io ero stato molto attento, ma fondamentalmente avevo ereditato classi Delphi disponibili e una libreria fatta da terze parti, quindi quando c'è una attenzione molto elevata, cioè quel software era veramente strarobusto, quindi scusate per i polmoni andati, ma quindi è un aspetto su cui bisogna fare attenzione, tant'è che questo da un certo punto di vista storicamente tra free e destroy, destroy è il metodo distruttore, free lo chiami per fare fondamentalmente una chiamata destroy, quindi non è che sia molto differente, ma la free incorpora anche il controllo che il puntatore non sia nil, ecco, cioè se tu lasci un puntatore a un oggetto che non c'è più allocato, cioè comunque ti va, penso in access violation lo stesso, quindi però c'è, diciamo, questa differenza. E la noti anche perché se qui scriviamo, cioè se tu hai una copia di Delphi, anche la community penso, spero, abbia il suo sorgente, e fai control click su free, puoi navigare nel sorgente e vedi che fondamentalmente quello che avviene nella destroy. C'è anche un'altra differenza, che free è un metodo statico, c'è un indirizzo fisso, mentre destroy è marcato come virtual, cioè ogni discendente ha bisogno di, cioè, scavalcarlo in un certo senso per aggiungere la distruzione degli oggetti che va a creare, cioè ogni oggetto che viene creato può creare altri oggetti, quindi ha un create e un destroy che possono essere scavalcati per aggiungere quello che serve per creare e distruggere gli oggetti, oltre a quelli che sono gestiti dalla classe che viene ereditata, quindi qui poi lo vedremo più nello specifico con la programmazione oggetti, mentre free è int object, chiaramente free va a chiamare destroy, destroy è qui, è vuoto, non fa nulla, ma essendo virtual vuol dire che qualunque cosa tu basi da int object in poi, quindi qualunque oggetto, puoi far sì che venga chiamato il tuo destroy, che poi va a chiamare il destroy dell'oggetto, che profondamente non fa nulla, quindi non ho capito come ha fatto a finire qui, probabilmente ho schiacciato un tasto male, però ecco, quello, quindi molte delle curiosità, avere il sorgente è, come dire, un'ottima risorsa, perché si può andare a vedere un pochino, quindi è molto consigliato, ecco, in questo caso usare free. Chiaramente questo non ce lo lascio al momento, poi vedremo altri esempi, perché altrimenti lo creo, lo distruggo, non faccio neanche in tempo a vederlo, quindi questo lo tiro via. Ecco, in questo caso se fosse un componente che creo e distruggo subito e lo uso, diciamo, un po' una tantum sul momento, potrei distruggerlo con free, e qui potrei mettere nil,
invece che self, cioè passare un riferimento nullo, che vuol dire che non gli assegno un owner, vuol dire che nessuno si occuperà della sua distruzione, ma ce lo faccio io. Metto questi parametri, poi alla fine faccio una free. La free andrebbe messa tra try finally, ma poi ne parleremo. Se non assegno come owner la finestra, mi risparmio qualche giro, che non è particolarmente invasivo. Però qui, quando faccio la create, se noi passiamo un owner, la create che usa questo owner, a un certo punto va a contattare, vedete che dobbiamo scendere nella gerarchia di oggetti fino ad arrivare al, al component, che è quello che introduce questo concetto. Vedete che se io specifico un owner, se l'owner è specificato, il mio componente si va a inserire, si va a registrare nell'owner, cioè va a dire all'owner: ehi, io mi associo a te, cioè tu mi devi eliminare quando vieni eliminato. Ecco, questo è il, chiaramente se gestiamo noi la memoria di un componente, in questo caso non ha senso che andiamo a specificare un owner, ci evitiamo questo giro. Quindi quello che succede qui dentro nell'insert component è appunto è stato aggiunto molto più codice, una volta ce n'era molto meno, però fondamentalmente se il componente ha già un owner, viene tolto da quell'owner che era il più vecchio, viene inserito il componente nell'owner corrente, c'è una notification di insert, cioè girano delle notifiche del fatto che un certo componente è stato distrutto, in modo che quelli correlati vengono allo stesso modo distrutti, e questo viene anche notificato, perché se io ho dei componenti con delle proprietà che si referenziano a vicenda, se gestisco il fatto che un componente venga notificato che un componente sia rimosso, e controllo che magari un componente a cui io sto facendo riferimento, posso andare a eliminare il mio reference delle mie variabili. Quindi qui magari faremo un capitolo sullo sviluppo di componenti, perché è una cosa che riguarda quella parte, cioè nell'object inspector, quando vedo che ho la tendina e posso assegnare un componente, se quel componente viene rimosso dal form, quella tendina si deve svuotare, ed è un'operazione che non avviene in automatico, ma la devo fare io, altrimenti vedo sempre il componente, quando clicco è stato distrutto, mi dà un errore, mi dà un errore lead e magari non ne esco più. Quindi devo stare attento nel fare i componenti, ma per il momento diciamo ci basta sapere solo questa parte. Quindi ovviamente l'ownership per i controlli che io trascino è del tutto automatica, quindi per questi controlli non ho bisogno di fare nulla, perché sono automaticamente gestiti dal form nel quale vengono inseriti. Se infatti io lancio l'applicazione e poi la vado a chiudere, non ci sono segnalazioni, perché il pulsante ha self, quello creato dinamicamente, questi hanno il form, e quindi abbiamo la garanzia che quello che creiamo è anche se poi il programma viene terminato, comunque viene distrutto. Quindi questa finestra diciamo non lascia sporco, qualora fosse una finestra che non andiamo a creare e distruggere. Ecco, come visualizziamo ad esempio altre finestre? Facciamo una panoramica un po' prendiamo questo pulsante. Innanzitutto dobbiamo andarlo ad aggiungere all'interno del nostro progetto, quindi possiamo fare nuova VCL form, possiamo salvarla, e qui ci scrivo dummy forms, scrivo second, ok, questo è il file salvataggio della Unity, il file pass, e la chiamo name second form, ok. Sulle finestre io ho alcune possibilità di scelta in Delphi, cioè se vado a vedere le opzioni del progetto, a seconda di come è regolata un'opzione tra l'altro dell'IDE, che io penso di aver lasciato abilitato in linea di massima, ma a volte la vado a spegnere in automatico, abbiamo questa sezione application qui e c'è una sezione forms, ci sono tante sezioni che poi vedremo, e qui vediamo questa roba qui, ovvero abbiamo la selezione della main form, abbiamo una form che è nell'elenco auto create e una form che è nell'elenco available. Approfitto del possibile spot per prendere
una cosa da bere. Scusate un attimo, che... ce l'avevo in realtà molto più vicino, prendo, bevo così altrimenti domani sono di nuovo senza voce, sarebbe un disastro. Quindi perfetto, interruzione pubblicitaria, ci sta. Adesso vi aspetterò, come dire. Quindi abbiamo queste form. Che differenza c'è tra questi due elenchi? Vabbè, nelle available noi vediamo fondamentalmente sempre le finestre che abbiamo creato, finiscono tutte in questo elenco. Quindi abbiamo un elenco delle finestre disponibili. Perché abbiamo questo elenco? Perché possiamo trasformarle in finestre in autocreate. Finestre in autocreate vuol dire che vengono create in automatico all'avvio del progetto. Quindi se io piglio questa finestra, aspetta che ho perso un attimo in balla la chat, c'era la di la pubblicità, purtroppo Twitch si deve sostenere e l'unico modo per non vederla sono le sub ai canali, se gli abbonamenti ai canali o un abbonamento quindi generale che ha, so che anche Twitch c'è il simbolino di una batteria, oppure facendo la sub al canale non appaiono più gli spot, altrimenti ce li fa ciucciare. Quindi a me non arriva niente di particolare, perché penso che in 3 anni con le interruzioni pubblicitarie c'è un monte di forse 40 euro in 3 anni. È un po' che non lo guardo, e quindi siccome c'è un limite minimo per, come dire, per il pagamento, che poi tra l'altro andrebbe configurato, andrebbe fatto una serie di cose, non è neanche stato raggiunto, quindi a me la pubblicità porta veramente poco. Le sub non ho idea di cosa si tenga Twitch al momento riguardo, perché se ne tiene una percentuale, però non ho neanche idea di quanto si tenga. Di solito io le faccio da altri canali, però sul mio canale no, ovviamente, però potrei metterle in palio e regalarle così come elemento di, come dire, così a qualcuno risparmio la pubblicità. E però vabbè, dai, già siamo qui a fare le cose, non fatemi pagare per essere visto, che altrimenti diventa triste, no. Allora ricapitolo un attimo: abbiamo questi elenchi con le finestre, quindi tutte le finestre che noi creiamo finiscono in available form, quindi ci sono quelle in autocreate, vengono create in automatico all'avvio dell'applicazione. Attenzione che autocreate non vuol dire autoshow, vuol dire solo che vengono istanziate e vengono inizializzate. L'unica che viene mostrata in automatico è la main, che è indicata qui, che è la main. Io ho chiamato main, c'è scritto main for perché l'ho chiamata così, però vedete che avete un elenco e potete scegliere tra tutte le finestre quale di queste deve diventare. E Delphi vi interviene sul codice fondamentalmente per farvi per selezionare quale di queste due viene creata prima e diventa la main. La prima finestra diventa la main. Quindi se io porto questa finestra di qua e faccio save e salvo il progetto, vado a vedere il sorgente del progetto, mi troverò che lui ha aggiunto queste due informazioni. La prima creata è sempre la main, quindi la prima che vedete nella riga è quella disegnata come main form. Se io le vado a commutare nella casella di prima, vedrò queste due righe invertite. La seconda viene creata, e a meno che non mi ricordi male, facciamo comunque, lo controlliamo, non viene però visualizzata, cioè è lì dietro le quinte, è stata creata ma attende di essere visualizzata. Quindi io faccio lancia senza debug, lui parte, vedo la prima finestra,
La seconda c'è in memoria, però non è visibile. Per renderla visibile, le alternative che posso avere sono due, ovvero ho la mia second form, ho questa variabile dichiarata qui in questo modulo che si chiama dummy form second. Ecco, una volta le unit avevano nomi più corti, adesso io uso abitualmente questa struttura stile namespace, cioè nome del progetto, raggruppamento di tutte le form e second, che è il nome della form, che si chiama poi second form, perché è una form con qualcosa in più. Quello è il giusto per dare una convenzione, anche se poi qui potevamo chiamarle unit 1, unit 2. Quindi cosa potrei fare? Potrei dire nella mia main, io ho un comando che si chiama useUnit, dove vedo tutte le unit del progetto, perché siccome dovrò referenziare l'altra finestra, dovrò intanto importare e utilizzare il modulo che la definisce, quindi dove c'è quella variabile, dove c'è quella classe. Siccome non è una cosa che mi serve per costruire il mio form o per dichiarare il mio form, ma è una cosa che uso nell'implementazione, la importo in implementation, perché è un dettaglio implementativo, cioè la richiamo nel codice, non la devo mettere dentro il form come campo del form e metterlo nella sezione interface, altrimenti dovrei mettere questa unit nella parte alta della unit, quella interface. Poi analizzeremo meglio sia la sintassi che tutto il resto. Mi piace al momento far vedere cose visuali, giusto perché per capire che comunque anche con una conoscenza abbastanza come dire minimale si riesce comunque a produrre un progetto che funziona. Quindi diciamo che dobbiamo usare quella finestra, abbiamo il modulo, se ne abbiamo tanti possiamo fare una ricerca incrementale qui e scrivere dummy second main, ovviamente non appare perché siamo noi stessi, siamo nel modulo main. Quindi scelgo questo, scelgo implementation, scelgo ok. Quello che è stato fatto è aggiungere qui questa uses, ovvero stiamo dichiarando che vogliamo accedere in questo modulo di codice sorgente a quello che c'è in questo modulo. Cosa ci interessa in particolare? Questo tipo, ok, ma questa variabile che viene utilizzata nel progetto principale per metterci il riferimento a questa finestra che viene creata. Quindi il programma quando parte crea la finestra, mette in questa variabile un valore che ci consente di pilotare quella finestra. Questa variabile viene valorizzata qui, a differenza del main form non si trova nel programma principale, ma si trova in questa unit che contiene anche la dichiarazione, che è il codice che definisce il comportamento di quella finestra. Mentre a livello visuale, quando vediamo questa parte, andiamo a vedere il testo di FM, vediamo quello che è l'aspetto, le proprietà di quella finestra, le proprietà di quello che ci sta dentro. Quindi abbiamo la definizione, che è questa, il codice che sta dentro quella classe, l'oggetto che rappresenta un'istanza di quella finestra, perché potremmo crearne 10, tutte uguali, che si comportano allo stesso modo, c'è quella variabile e viene messo questo riferimento. In realtà non mi piace molto quella variabile messa qui, perché se noi dovessimo creare più istanze di questa finestra dovremmo memorizzare quel riferimento da un'altra parte, ed è la cosa che faremo tra un secondo. Però partiamo da qui. Quindi qui io ho importato questa unit, vedo quello che sta di là, ovvero vedo questo tipo e questa variabile, e alla partenza del progetto questa variabile è inizializzata per pilotare una finestra che è stata creata in automatico ma che io non vedo. Come faccio a visualizzarla? Prendo un primo pulsante come questo button 1, vado a gestire l'evento on click. Gli eventi li abbiamo qui di fianco nell'object inspector, gli eventi sono tanti, on click, quindi posso fare doppio clic qui e creare un evento, una gestione dell'evento on click, o in realtà posso fare anche doppio clic sul pulsante, perché on click è il suo evento predefinito, cioè da tutti gli eventi che fanno parte di questo controllo ci sposto il mouse, muovo il mouse, entro nel disco col mouse, premo un tasto, faccio click. Il click, uno di questi eventi di solito è il default, che è quello per cui viene aggiunto, come dire, questo metodo di gestione di un evento, questa gestione dell'evento sull'evento predefinito, che in questo caso è l'onClick.
E il nome, tra l'altro, si chiama appunto nome del pulsante, button 1, click. Come parametro vediamo che viene passato un generico sender, che è l'oggetto che ha scatenato l'evento. Poi scopriremo perché c'è scritto T-Object, perché non c'è scritto T-Button, eccetera, eccetera. Quindi qui rispondiamo al click dicendo second form, che lo vedo perché ho importato la unit, punto, essendo una form vedo tutto quello che tipicamente hanno le form. Posso cambiare la caption, posso abilitare, disabilitare, cambiare il font, cambiare l'icona, posizionarla, oppure banalmente posso chiamare, oltre a tutte queste proprietà, posso chiamare una serie di procedure tipo hide, una procedura tipo show per farla vedere o per nasconderla. Quindi faccio show e a questo punto lancio il mio programma. Lui crea questa finestra e la visualizza, perché l'applicazione funziona finché questa finestra si muove. L'altra finestra è stata creata, non è ancora stata visualizzata, però è stata creata in quella variabile a riferimento. Qui vado in quella variabile, chiamo show, ecco che mi appare la finestra qui di fianco. Se la chiudo, la sto solo nascondendo. Se faccio così, la riporto in vita. Adesso l'ho massimizzata, la chiudo, show. Ecco qui, quando clicco, ovviamente sto facendo lo show sempre dalla stessa finestra, quindi non noto differenze perché è già visualizzata. Se porto questa, tra l'altro mi sta anche in primo piano. Questo è strano, non so come mai, probabilmente perché per default è fatto così. C'è uno Z order, però dovrebbe finire l'altro davanti idealmente. Non so come mai non ci finisce, forse è già un per come è creata, è già messa in primo piano, ha già uno stile. Vabbè, la posso chiudere, posso passare sempre dall'una all'altra, quindi qui posso tranquillamente editare questo, posso passare qui, potrei anche farle parlare tra di loro. Ecco che qui si presenta ad esempio il primo problema, che ci porta ad avere facilmente un riferimento circolare, perché se la principale usa la secondaria usa la primaria, abbiamo due moduli che, come dire, si referenziano tra di loro vicendevolmente in maniera circolare, cioè uno ha bisogno dell'altro, l'altro ha bisogno del primo, e molto spesso troviamo un errore proprio di questo tipo. Quindi vediamo anche un po' di tecniche su come fare comunicare queste finestre in qualche modo, però adesso intanto partiamo da questo aspetto. Quindi un altro metodo che abbiamo è lo show model, che è simile a quello che abbiamo appena visto, però con una differenza, che quando noi clicchiamo e visualizziamo la finestra non possiamo, abbiamo l'effetto sonoro, non possiamo accedere a quella sotto finché non chiudiamo questa, cioè questa diventa una dialog come quelle che hanno ok, annulla, che tipicamente vediamo in Windows, perché idealmente è una finestra che chiede un responso. Magari questo è un select cliente, qui mi fa vedere i clienti, io o scelgo un cliente e faccio ok, io premo annulla, altrimenti non posso tornare sotto, magari perché il codice che ho scritto dipende dalla selezione che ho fatto. Quindi l'altra cosa importante da dire è che quando qui faccio show model, qui il mio codice viene bloccato, ovvero se scrivo button 1 caption due punti uguale fatto, ok, vuol dire che quando io clicco sul pulsante farò cambiare la caption, io clicco sotto, continuo a vedere button 1 perché il codice è fermo qui e sta renderizzando gli eventi tutti sulla finestra di primo piano. Quando questa la chiudo vedo fatto qui, perché il codice ovviamente dietro prosegue, quindi qui prosegue solo nel momento in cui io qui ho chiuso la finestra. Invece nel primo caso ovviamente sono parallele, non ho questo tipo di effetto. Quando dà questo errore perché sto cercando di compilare, nella compilazione cerca di scrivere l'eseguibile ma è bloccato perché ho il programma aperto, quindi
ricordatevi sempre di chiuderlo. Quindi in questo caso, se faccio così, vabbè, ho già visto sotto che ha scritto fatto già prima ancora che si aprisse la finestra, anche perché la finestra in realtà è istantanea. Il fatto che la vedo con un leggero ritardo è perché è il come dire, è Windows che applica questo effetto di fade. Tra l'altro adesso non lo fa più perché la finestra è stata inizializzata, visualizzata una volta, e quindi non è nascosta fondamentalmente, deve essere solo riportata in primo piano. Quindi ecco, in questo caso perché esiste questo auto create? Diciamo che riprendiamo l'esempio di prima. Questo show model fa sì che questa finestra mi serva da visualizzare per dare un responso. Ad esempio, inserisci nome e cognome, potrei metterci all'interno qualcosa del genere, e nel momento in cui qui non procedo sotto, rimango bloccato, nel momento in cui chiudo il mio codice va avanti. Quindi si potrebbe dire che questa finestra, ad esempio, se non clicco mai qui, non la vado mai a gestire, quindi potrei anche non richiamarla mai. Quindi perché dovrebbe stare in autocreate? Ed effettivamente potrebbe anche non essere in autocreate. Attenzione che se io vado nelle opzioni del progetto e la tolgo dall'elenco delle finestre create in automatico, ok, qui ho le mie form di prima, ho le mie form autocreate, sposto questa in available, vuol dire che al momento viene creata solo la main form. Se poi non mi fido, vado nel programma principale e vedo che qui io ci ho lasciato una è un problema di visualizzazione. Vedo che qui second form c'era rimasto un glitch grafico, perché quando sono in live non so come mai la scheda video produce un sacco di artefatti su, non solo su Delphi ma anche su altri programmi, perché c'è OBS che lo utilizza in maniera pesante. Vedete che c'è il main form ma non c'è più la form di prima, vuol dire che la finestra non viene creata, e vuol dire che questa variabile qui non viene inizializzata con la finestra secondaria, non viene creata. Quindi la finestra ce l'ho come tipo, la finestra ha una sua definizione, ha una sua proprietà, un suo nome eccetera, ma non viene creata in automatico, quindi questa variabile sarà non assegnata. Questo vuol dire che se io vado a lanciare il mio programma parte, io qui cerco di fare lo show di quella finestra, ottengo forse l'errore più comune di Delphi, che è la cosiddetta access violation read of address 000, cioè vuol dire che lui va in quella variabile, pensa di trovarci un numero alla fine, che è questo address, un indirizzo. Perché trova questo numero? È un numero che porta il programma a ricercare in una zona di memoria un contenitore con la struttura dati e le informazioni della finestra che è stata creata. Quello show modal fa sì che la finestra venga creata in una certa posizione con certe caratteristiche, ma io non ho creato la finestra. In quella variabile ci sarà un nil, un riferimento nullo, quindi una marea di zeri. Fondamentalmente non ho creato la finestra, quindi non gli ho dato un valore, e quindi nel tentativo di mostrare la finestra che è rappresentata da quell'oggetto che si trova in un indirizzo che sta in una variabile che però ha un indirizzo non impostato, cioè dentro contiene zero, quindi non sta puntando tecnicamente a nessuna form, produce un access violation. Quindi questo è la situazione tipica, è che io abbia una variabile che fa riferimento ad esempio come il mio second form, non t second form che è il tipo ma second form con dentro un numeraccio 019AF, perché poi se dici male. A che serve questo? È un riferimento, cioè è un numero, non è la mia finestra, ma è un numero che mi consente di arrivare a una zona di memoria. A disegno veramente molto brutale, che è questo, dove c'è una struttura dati che si chiama second form, con scritto posizione del form, la dimensione, ci sono le caratteristiche dell'oggetto, e ci sono, e da qualche parte ci sono anche i suoi metodi come hide, come show,
Quindi lui usa questa variabile per andare a chiamare lo show, la visualizzazione, in base ai valori che sono scritti in una struttura. Il problema è che all'inizio non l'abbiamo creata la finestra, quindi questa variabile non ha dentro questo, un valore di questo tipo, perché la creazione fa sì che questo oggetto venga creato, questa struttura venga allocata e il riferimento finisca dentro la variabile, in modo che da questo riferimento si possa tornare all'oggetto con la sua architettura. Quindi il valore della variabile è un indirizzo di memoria fondamentalmente. Però all'inizio non abbiamo fatto l'autocreate, la finestra non l'abbiamo creata, quindi questo oggetto non esiste a tutti gli effetti, questa variabile equivale a nil, ok, è scritta così, ovvero è un gran riempimento di zeri. Quindi quando lui prova a usare questo valore per cercare un oggetto con la finestra, ti dice non riesco a trovare l'oggetto in indirizzo 00, cioè lui prova ad andare a questo indirizzo, ma questo indirizzo non è valido perché non è utilizzabile, ma comunque lì non c'è nulla, non c'è quello che ci si aspetta di trovare. In pratica non hai l'istanza, esatto, non ho l'oggetto, e oltre a non avere l'oggetto nella variabile non ho un riferimento valido. Poi a volte è inizializzato così, a volte contiene cifre diverse, o magari potrebbe essere che inizialmente io il riferimento ce l'avevo qui, però ho fatto la free, cioè ho distrutto il form e non ho messo qui un riferimento nullo. Quindi non avendo messo qui un riferimento nullo, qui lui ci prova, ma quando non trova la struttura dati allocata ci dà lo stesso errore. Cioè quello che cambia è il read of address, è l'indirizzo, perché l'indirizzo è diverso ed è effettivo, non è uno zero, però dà comunque un access violation perché stiamo tentando di accedere a una cosa che non abbiamo preallocato. Quindi Delphi se ne accorge e ci dà un access violation, una violazione d'accesso. Poi qui c'è ad esempio l'indirizzo del processo, ci sono tutte le... Questo che vediamo è un'eccezione, un errore che si propaga e che blocca la nostra funzione, tant'è che se io adesso cancello tutto, torno qui e do l'ok, qui non vedo comparire fatto. Perché? Perché il verificarsi di questa condizione su questa riga ha scatenato un errore che impedisce di proseguire all'istruzione successiva e propaga questo errore verso l'alto, cioè verso il metodo che la procedura, la routine che ha chiamato questa, la routine che ha chiamato quella routine ancora e via via discorrendo. Questo errore si propaga, quindi ogni routine si comporta in questo modo, lo vedremo nel dettaglio parlando di eccezioni nel loro capitolo dedicato, però ecco, propagandosi a un certo punto c'è il cosiddetto gestore predefinito delle eccezioni. Cosa vuol dire? Che quando noi abbiamo quell'application run che gira e facciamo un evento, veicoliamo un messaggio che poi viene trasformato in questo click. Quando si verifica un errore, questo errore viene propagato a ritroso in tutta questa logica che finisce all'interno del nostro evento click, per cercare qualcosa che sia in grado di gestire quell'errore. Siccome non viene trovato, c'è un gestore finale, un gestore globale, che prende quell'errore e ci fa vedere la casella, il messaggio con la X rossa e con una descrizione sommaria dell'errore, che è quella che abbiamo visto prima. Però una volta che noi diamo l'ok, l'errore si considera gestito e il programma continua a funzionare come prima. Cioè io posso lanciare la mia applicazione, c'è un errore sistematico, quando clicco qui vedrò sempre lo stesso errore, però il programma continua a funzionare, non si blocca, non crasha. Perché? Perché cliccando si genera l'errore non viene gestito, risale, c'è quella cosa che lo cattura, lo visualizza e poi il programma riprende a funzionare. Quindi diciamo che quando siamo in queste condizioni, se è il programma che diamo un cliente, quello non può continuare a utilizzare il nostro software, giustamente ci segnalerà il bug. Però ecco, se voi avete mai programmato ad esempio in Visual Basic 6, per dire Visual Basic 6 runtime error, ok, lo cerco come immagine perché vi dà la ecco, questo è un tipico errore, un overflow, qualcosa di non gestito, un object required. Questi sono tipici errori che si potevano verificare ad esempio in questo linguaggio. Volevo l'immagine, grazie. Manchi in Word al momento, perché comunque Word ad esempio usa ancora VBA,
Quando si verifica un errore come quello che abbiamo riscontrato noi, le soluzioni sono: se hai Visual Studio, fai debug, che però vuol dire che entri in debug nel processo, devi avere il sorgente. L'help non è significativo, diciamo che puoi fare end e chiudere l'applicazione, cioè a fronte di quell'errore l'applicazione si può chiudere e basta, cioè si chiude, punto. Non c'è una gestione in Visual Basic come si faceva. Si faceva on error go to, oppure ancora più pericoloso, on error resume next, cioè in caso di errore vai avanti, e alla fine dopo ogni operazione dovevamo controllare continuamente se con un if, se quello che era accaduto era, come dire, se c'è stato un errore, c'è stato un errore, c'è stato un errore, cioè era fondamentalmente una gestione degli errori che non è assolutamente robusta. Ecco, chi usa .NET, chi usa Java, chi usa anche JavaScript moderno, non ha questo approccio, ma ha l'approccio delle eccezioni, ovvero ha una gestione strutturata dell'errore. E quindi in certi casi sì, fa crashare un'applicazione, ma globalmente in un certo senso è gestita. Anche perché quello che vedremo qui, se non fosse gestita in questo modo, sarebbe il classico: il programma ha smesso di funzionare di Windows, che vuole mandare poi le informazioni a Microsoft con il debug. Quindi ci sono. Questo sarebbe il risultato. Mentre qui diciamo che in un certo senso è come un comportamento normale. L'errore brutto, se lo vede un utente, magari non apprezza quello che legge, ma la nostra applicazione, che dal momento in cui si è avviata, al momento in cui clicchiamo 5 volte, al momento in cui clicchiamo 20 volte, non è più o meno instabile, è sempre stabile allo stesso modo, cioè non è che l'abbiamo rovinata, cioè si è creata una condizione, c'è qualcosa che l'ha gestito vedendo un messaggio e siamo punto e capo. Quindi in questo caso non stiamo creando un oggetto, stiamo provando ad accedere a un oggetto che non c'è, l'errore non è gestito, lui ce lo fa capire e ci stiamo riprovando, ma più ci riproviamo più ci dirà che non si può. Però ecco, fatta questa cosa, ogni volta torniamo nell'applicazione come se fosse appena stata avviata, cioè non dobbiamo aver paura di questo tipo di segnalazioni, di strumento, e anche sfruttarlo, ma in quel caso lo vedremo proprio diciamo, in un capitolo a parte, perché è una cosa che la gestione delle eccezioni è una cosa abbastanza importante da sfruttare. Come potremmo fare? Beh, una cosa più furbina, potremmo scriverci ad esempio if second form diverso da nil, cioè potremmo dire: andiamo a vedere se c'è un attributo, cioè se questo è diverso da un puntatore nullo, allora visualizziamo, altrimenti non facciamo nulla. In questo caso noi vediamo comunque fatto, perché passerà oltre. Mi scordo sempre di chiudere l'applicazione, ok, perché la lancio senza debug. Quindi in questo caso vediamo fatto, non vediamo più l'errore perché abbiamo messo un controllo preventivo, cioè prima di fare show mode andiamo a vedere se c'è un riferimento. E quantomeno, ecco, qui potete usare questa forma diverso da nil, che è molto un vedo il valore del puntatore, oppure una forma un po' più leggibile, leggibile nel senso che è più scritta, ecco, if assigned, che è una funzione incorporata in Delphi che vi dà true se questo è un riferimento assegnato. Non è proprio come controllare forse il puntatore, ecco, non abbiamo il codice perché è proprio nel compilatore, quindi non mi chiara un errore, se sarebbe stato un errore, non è un errore, non ti dà errore, non è un errore, però lo è formalmente, cioè noi utilizziamo quello che c'è nella unit second, nell'implementazione, quindi è corretto che questa uses sia in questa zona del codice che contiene l'implementazione. La dovremmo mettere nella parte più in alto, ok, solo se ad esempio ne avremo bisogno qui nel corpo del form. Non è un errore nel senso che messa qui è valida per entrambe le cose, però ci pone una limitazione, ovvero non possiamo andare a mettere ad esempio nel second una uses del primo, quantomeno non nella parte interface. Interface vuol dire che questo è quello che espongo, quindi se nella parte di ciò che espongo io utilizzo un altro modulo, vuol dire che chiunque ha una dipendenza da me ce l'ha anche con quel modulo, perché metto nell'interface vuol dire che io ho bisogno di quello per
per dichiarare, per esportare i miei tipi. Se invece lo uso in implementazione, vuol dire che potrei usarlo in un secondo momento, comunque non ho bisogno di quel modulo per definirmi. Ecco, questa è un po' la differenza tra le due cose. Quindi funziona lo stesso, il programma non ne risente chiaramente, però non succede niente, però formalmente la cosa dovrebbe funzionare in questo modo, anche perché supponiamo che io metta, perché potrei aver bisogno di metterlo qui, perché magari potrei dire che il mio main form per funzionare usa un second form di tipo second form. Se nel mio main form, che è una classe che esporta un'interfaccia, ha bisogno di un tipo per poter essere definito, questo deve stare nella sezione interface. Aiuto. Pubblicità. Sarei un po' curioso di sapere che spot ci sono, perché l'altro giorno ne ho visto uno che era talmente stupido, ma vabbè. CodeGear, non ho capito il riferimento a CodeGear. Sai la liquirizia. Nel pass c'era ancora CodeGear. Ah sì, quale? Ah, quello della Sign. CodeGear Delphi Runtime Library. Ci sta, quindi. E ogni tanto non è fondamentale, però questo fa un po' capire quanto. Beh, a me va bene, vuol dire che si fidano poco a toccarla, per cui vuol dire meno regressioni. Ecco, diciamo che non ci avevo neanche fatto caso, neanche sono. Hanno aggiornato il copyright, però CodeGear questo non l'hanno cambiato, non so come mai. Il copyright sì, però il resto quindi dicevo, se io la dichiarassi qui avrei in questo caso bisogno di metterla in unit qui in alto. Se facessi riferimento in questa form secondaria, quella primaria, e mettessi quindi una uses nel main, nell'interface, perché voglio fare la stessa cosa, cioè voglio mettere qui un main form di tipo t main form, ok, lo posso fare, però chiaramente avrei un circular unit reference, cioè ho due dichiarazioni che espongono tra l'altro mi è arrivato Giancarlo, non te neanche salutato, perché vedevo il colore della chat, che è uguale, ce l'hai uguale un altro utente molto simile, vedo tutti i colori verdi, non avevo notato la sfumatura, quindi cioè il monitor la fa vedere, il monitor è buono, il monitor, il problema è che io ho gli occhi ormai spampanati, cioè vuol dire che noi abbiamo due unit nell'interface, l'una che referenzia l'altra per definire, cioè sono due oggetti che per crearsi e per definirsi hanno bisogno dell'altro e viceversa, quindi nessuno dei due può nascere in maniera indipendente. Se invece noi lo usiamo nel codice, cioè nell'implementazione, allora l'implementation la potremmo mettere, cioè mettiamo che io decido di dire ok, il second form non usa il main form, oppure adesso qui dovremmo fare un esempio un pochino più calzante, però diciamo qui ho bisogno di creare una variabile di tipo, qui magari lo vado a scrivere qui qualcosa del tipo il second form di tipo second form, ecco, in questo caso lo posso mettere in implementation, e anche dall'altra parte posso mettere il main nella uses, perché entrambe si definiscono senza referenziarsi a vicenda, ma si usano solo nel momento dell'implementazione, quindi quando fondamentalmente sono state create, quindi da questo punto di vista io suggerisco sempre di dividerle, di evitare i riferimenti circolari, cioè quando avete A che usa B e B che usa A, lui che bacia lei che bacia lui, bisogna fare come analisa, cioè si crea C,
quello che è comune tra A e B, che sta lì in mezzo, per il motivo per cui si differenzia la vicenda, si mette in un modulo C, dopodiché A usa C e B usa C. Quello è il... Ecco, io potrei, questa implementazione perché mi potrebbe tornare utile importarmi, come dire, la unit e qui definire una variabile e andare a eliminare del tutto questa, perché che sia creata in automatico, innanzitutto chiudo il discorso sulle finestre create in automatico dicendo questo. Abbiamo visto che non la crea in automatico e quindi abbiamo visto i problemi, vuol dire che non è che non possiamo utilizzarla, dobbiamo andare a creare noi o scrivendo quell'application create form da qualche parte nel codice oppure creando direttamente l'oggetto partendo dalla classe. Perché esiste questo auto create? Quando è che va usato? Quando è che non va usato? Diciamo che auto create vuol dire che il progetto quando parte le crea in automatico. Se sono finestre che molto facilmente andrò a usare, nel momento in cui le userò l'accesso sarà più veloce, mettiamo la visualizzazione, perché io le ho già istanziate, quindi ce le ho già in memoria, nel momento in cui vado a usarle sono istantaneamente disponibili perché le ho già create, pagando lo scotto chiaramente di un tempo di startup più lungo, perché all'avvio del programma non sto creando solo una finestra ma ne sto creando già N pronte per partire. Per contro, soprattutto se è una dialog, succede questo, cioè se è una finestra che io mostro solo in certe situazioni e le mostro per avere un response e quando viene chiusa me ne dimentico e potrei anche distruggerla, magari la finestra potrebbe anche non essere mai utilizzata o essere usata solo in un certo momento e poi gettata via. Ecco che in quel caso potrei avere uno startup time più veloce, quindi non mettere in autocreate e creare solo la main form e crearla solo quando serve. Questo è quello che, questo è quello che potrei fare. E qui siamo in questo scenario, cioè mettiamo di usare di usarla come modal, ok? Quindi io ho rimosso, per quello che non mi piacciono molto queste variabili qui che lui inserisce in automatico, Delphi lo fa perché diciamo te la crea in modo che se tu la usi direttamente hai solo un'istanza di una finestra. Quello è un po' una scorciatoia per scrivere meno codice e diciamo aiuta chi è meno abituato a sviluppare, ecco, da questo punto di vista. Però la cosa che io faccio generalmente è prendere quello del main e spostarlo, come ho già fatto nel sorgente del progetto, in modo che non stia nella unit, e andargli a eliminare tutti quelli che lui crea in automatico, in modo che se io ho bisogno di una finestra usa e getta, come in questo caso all'interno, io mi metto una variabile qui che ha il tipo del form, me la creo, la uso, la distruggo e faccio tutto qui dentro. Oppure se ne ho bisogno in questa finestra come agli inizi, quindi la vado a mostrare, facciamo prima quell'esempio, lasciamoci ad esempio questa signed, questa variabile non esiste più, ma nulla mi vieta di dire che il mio main form privatamente fa uso di una istanza di second form, quindi aggiungo un campo. Ecco che a questo punto il mio form ha bisogno di portare questa uses in alto, ok. Ciao Fubit, ben arrivato. Ha bisogno di dichiarare questa variabile e magari, non so, qui nel create invece che creare questo pulsante che alla fine ci serve una mazza, adesso lo evitiamo, vado a dire creo second form, ok, uso second form create. La forma è anche un componente, quindi fondamentalmente siamo come il pulsante, possiamo crearlo. Attenzione che qui indico l'owner, cioè indico qual è il componente che lo va a distruggere, ma non indico il parent, perché la mia form non è il parent della form secondaria, la mia form non la devo vedere dentro. Se la metto come parent la vedo una dentro l'altra, quindi funziona in realtà, anche se un po' bruttino. Ma qui sto solo dicendo ad esempio self, per dire che se viene distrutta la main form, questa finestra, la main form deve distruggere anche la finestra secondaria. Quindi la variabile l'ho tolta dalla unit, in modo che, perché dichiarata qui nell'interfaccia di una unit è globale e non va mai bene, quindi invece in questo caso è dichiarata qui perché la mia finestra quando parte, quando viene creata, ha bisogno di creare questa finestra, ha bisogno di tenersi in un riferimento. Perché? Perché questo poi lo usiamo qui. Andiamo a vedere se l'ho creata, anzi siccome io so già che la creo,
potrei anche togliere questo if e fare direttamente questa roba qui. Qui non ci sono puntatori a variabili, sì, si possono fare, dato una variabile, se tu metti una chiocciola davanti hai sempre un puntatore. Vabbè, adesso ovviamente questo non funziona, però ci sono le regole del Pascal, cioè questa è una variabile, questo è il puntatore alla variabile, se poi ci aggiungo questa cosa qui dovrei sì, dovrebbe diventare una differenziazione e quindi cioè, lo sapevo che chiedeva, faceva questa richiesta. Cioè, come nel Pascal ci sono le... A me non piace, cioè l'aritmetica dei puntatori ha i suoi utilizzi per certi versi, anche se tendenzialmente su questo tipo di oggetti credo sia superfluo usarla, perché sono un rischio di legarsi a un'architettura quando usano delle reference. Diciamo che la visione... Sono puntatori a tutti gli effetti. Però, ecco, nel Pascal si usava questa scrittura. Qui mi dà un errore... Record or object type, sì, forse perché la dovrei tipizzare, però non l'ho buttata lì giusto per... Bisogna vedere qual è l'operatore che va con precedenza. Ah, vabbè, no, in realtà poi dovrei farlo doppio, cioè dovrei farlo così e poi boh, non so, adesso sto rinvangando delle, come dire, delle memorie un po' sopite, quindi non so neanche se si riesce, non so neanche se ha senso. Comunque puoi fare più o meno quello che in Delphi, grosso modo puoi fare, mi chiedi di castarlo perché non, cioè non ne vai dalla sintassi, cioè teoricamente è corretto, però comunque sì, cioè se io qui faccio una variabile L pointer di tipo di tipo tpointer, pointer, ok, a questa variabile posso assegnare second form, potrei assegnare anche un intero, posso assegnare quello che voglio. L pointer, questo non funziona perché lui non sa di che tipo è l'oggetto, quindi non sa come dire, non sa il tipo dell'oggetto, quindi la frase di scusate, non avevo capito la cosa. Vabbè, però vedi, è uscita fuori involontariamente una cosa comunque interessante sull'aspetto di Delphi, cioè fondamentalmente valgono le regole del vecchio Pascal e del C o C++, ecco, diciamo, con delle semplificazioni dove servono, quindi secondo me è il che forse è uno dei suoi aspetti più bellini, cioè uniamo semplicità a una cosa che volendo potremmo anche far diventare complessa, potremmo fare aritmetica dei puntatori, potremmo fare shift di bit, possiamo fare tutto, ma sì, cioè è un coltellino svizzero, quindi è una soluzione per qualunque cosa. E a me è capitato di farlo perché su alcune DLL, e se cerchiamo nel codice in giro ne troviamo, perché questo show model, se andiamo a vedere questo ad esempio, che è un handle di Windows, se noi lo cerchiamo in giro sicuramente viene passato delle API come un puntatore. Adesso dovrei cercare un po' send message, questo è un API, quindi importata, cioè questi sono tutti puntatori, tutte le API puntatore a un rettangolo, cioè abbiamo dei puntatori ovunque qui, quindi questo che fa una scroll della window ha come tipo di dato prect, che è un system type prect, che a sua volta è un puntatore a una struttura record di tipo rect, quindi questa è la struct e questo è il suo puntatore, quindi se ne metti un altro di questi caratteri fai il puntatore a puntatore, quindi diciamo che qui, se c'è, a meno che non dovete integrare delle librerie talmente complesse per la logica della VCL, non c'è bisogno di scomodare questo, però tecnicamente lo si può fare, quindi
è il bello di Delphi, nel senso che come dire, i puntatori sono gestiti meglio in Pascal, diciamo un po' più ad alto livello, perché chiaramente il C ti fa accedere a tutto, che è il suo grandi poteri, grandi responsabilità, cioè chiaramente per un'applicazione di alto livello, non nel senso che è una bella applicazione, nel senso che vuoi sviluppare in maniera rapida e comunque concentrarsi tu sulla business logic, allocare memoria, puntatori doppi è una cosa che ti porta più sul lato architetturale che non sulla business logic. In Delphi dietro le quinte sono le stesse cose, però quantomeno vengono resi in maniera più semplice, come nel Pascal io ho usato spesso i puntatori, proprio invece qui diciamo che sono puntatori, però è meglio intenderli un po' come reference, ecco, come le reference di .NET o come... Però il bello di Delphi è anche questo, tu puoi andare a un livello più alto, più intuitivo, però volendo puoi trasformare in un puntatore, fare pointer più uno, spostarti nell'area di memoria e poi andare dove vuoi. Chiaro che se esci dai ranghi ti becchi l'access violation, ma la access violation segmentation fault in C++ non è una cosa che poi ci sta, è meglio quello che non sabotare il sistema. Quindi per cui non controllo se è stata creata, perché tanto so che qui viene creata, però perché mi piace più questa scrittura rispetto alle var, perché la var in quel caso è globale, cioè sta nell'interface di una unit, quindi chiunque si importi quella unit quella variabile la vede, e sapere chi la manipola è praticamente impossibile. In questo caso ho esplicitato che ho bisogno di questa unit per far funzionare il main, perché la main form al suo interno, quando viene creata, va a creare anche una second form e si memorizza più il valore. Questo vuol dire che se virtualmente creassi più main form tutte uguali, ognuno avrebbe la sua second form gemella, perché questo è codice che viene eseguito nella creazione della finestra. Se ne creo tante uguali, questa create crea un form, ma se io replico e duplico queste righe ne vado a creare n. Chiaramente dovrei dopo tenermi un array, una lista, perché altrimenti mi tengo sempre solo la reference dell'ultima finestra che ho creato. Vediamo le differenze. Se io qui metto nil, ok, la creo e la memorizzo, ma metto nil vuol dire che quando vado a lanciare il mio progetto la finestra è stata creata, se clicco la posso visualizzare, quando chiudo ecco che parte il report memory leaks che mi va a dire: ehi, ti sei scordato una second form che a sua volta ha lasciato un memory leak per un oggetto title bar, per un frame, componente, margini, tutto quello che la finestra praticamente utilizza per funzionare. Quindi non sono, cioè sono elencati proprio top down, perché anzi down top mi verrebbe da dire, proprio per questo motivo. Questa è la causa di tutti i mali, questi sono dovuti al primo. Perché? Perché l'ho creata, non gli ho dato un owner, non faccio la free. Quando chiudo la main form viene distrutta da application. Non ho più un riferimento al second form, ma non c'è il garbage collector, quindi quell'oggetto rimane nel limbo. Il memory manager se ne accorge e prima di chiudere l'applicazione mi segnala questa roba. Dopodiché ovviamente la finestra scompare perché il processo termina, quindi cioè nel momento in cui chiudiamo questo la forma è comunque andata, ecco quello. Però vuol dire che ogni volta che noi apriamo questo form e creiamo quel second form abbiamo memory leak. Quindi qui le scelte sono: gli do come owner self, che vuol dire che lancio il mio progetto, creo quella finestra, adesso indipendentemente dal fatto che la faccia vedere o meno, la faccio vedere giusto per test, quando chiudo no segnalazione. Perché? Perché la finestra viene chiusa, ma in form, quindi l'application termina, l'oggetto application viene distrutto e l'owner del main form lo va a distruggere, ma il main form è l'owner, qui l'abbiamo definito come owner del second form, vuol dire che il main form dice: ci penso io a distruggere questa finestra. È anche poi giusto in questo caso, perché viene creata dal main form, in questo evento form create viene salvata in un campo del form, dell'oggetto che rappresenta la mia main form. Quindi ho un oggetto finestra principale che crea una sua finestra secondaria per affari suoi,
e quando, siccome la crea, se ne ha anche la gestione. In questo caso gli diamo la gestione, ma lo diamo con un meccanismo che è già incorporato in Delphi e che è lo stesso che viene utilizzato da tutti i componenti che sono nella finestra. Questi vengono istanziati direttamente con la form come owner, come abbiamo detto prima. Un'altra alternativa potrebbe essere dargli application, vuol dire che quando la mia applicazione parte, crea il main form che crea un'altra finestra, posso vedere, la posso nascondere. Quando questa chiudo e application termina, application ha la responsabilità di distruggere due oggetti, cioè il main form e anche la second form, oppure faccio il destroy esplicito. Se io richiamassi un ogni sistema nella used implementation, starei sbagliando? No, se tu ad esempio devi creare dinamicamente a runtime dentro un metodo qualcosa che sta nella unit VCL grids, cioè la unit, quel nome è solo il nome di una unit che c'è già, che ce l'ha in Delphi. Però la cosa importante da tenere presente è che la differenza tra questa unit che abbiamo noi e la unit VCL forms è solo che VCL forms l'abbiamo scritta noi e ce l'abbiamo già, e ce l'ha da già come dire, Embarcadero, CodeGear, Delphi, cioè ce l'abbiamo già preimpostate, come se noi avessimo già scritto questo codice ma ha scritto un altro. Però non c'è distinzione, salvo per quella system che ovviamente è particolare, non c'è distinzione tra unit e unit, quindi qualunque cosa tu usi come dire a runtime puoi metterla direttamente in implementation, qualunque cosa tu non debba utilizzare nella dichiarazione di quello che metti in interface, quello puoi sempre mettere in implementation. Quindi io creavo il button, se non avessi avuto un button qui avrei potuto mettere la sua unit VCL control, cos'è, VCL standard control probabilmente, vediamo qual è, sì, eccolo qua, la unit è questa, avrei potuto metterla nell'implementation, la devo mettere in interface perché il main form la usa nella dichiarazione e quindi sta nell'interface perché serve a una parte che fa parte dell'interface di questo modulo, cioè qualcosa di visibile all'esterno utilizza quella unit per creare qualcosa di visibile all'esterno, quindi l'altra unit non potrà usare, esporre non in implementation ma in interface, cioè visibile all'esterno, qualcosa che usa questa, perché altrimenti tutte e due hanno bisogno l'una dell'altra per inizializzarsi e questo non può accadere. In implementation invece c'è una scorciatoia, anche se eviterei sempre unit che referenziano l'un l'altra anche se in implementation. Quindi se la usi solo nel codice mettila sotto, e c'è senz'altro anche una un'ottimizzazione da questo punto di vista. Quindi un'altra alternativa che potrei scegliere è mettere qui un destroy, oppure gestire nel mio form, oltre al create c'è anche l'on destroy qua, e qui potrei dire qui lascio nil, quindi nessuno fa da owner, ma nel caso del destroy vado qui nel second form e faccio free, cioè in questo caso non ho messo un owner ma la main form lo crea nella creazione, quando viene distrutta scatena un evento che distrugge questa finestra secondaria, e diciamo che finché ne ho bisogno io ce l'ho ed è stata creata, quando questa non ho più bisogno viene distrutta, distrugge anche quella, e in questo modo vedete il report non compare perché non abbiamo un memory leak. Siccome però faccio show modal, perché io ho bisogno di memorizzarla qui? Ecco, questo può essere importante, ecco qui ho uno show modal che è istantaneo, proprio perché quando clicco faccio vedere la finestra che ho creato, quando chiudo e riclicco è sempre la stessa che io vado a mostrare, quindi ho fatto una sorta di auto create, cioè non l'ho messa in auto create però l'ho creata nella form che viene creata all'avvio, e quando l'ho creato ho messo qui il riferimento, viene distrutta solo alla fine, ma qui sto riutilizzando sempre la stessa, quindi cioè cosa succede, che se io la visualizzo, ok, la chiudo, la visualizzo, finisce lì, se io la sposto qui in un angolino, la chiudo e la faccio ripartire, è sempre la stessa che sto mostrando, cioè non ho creato un nuovo oggetto, sto mostrando sempre la stessa finestra, quindi mantiene lo stato, quindi se io la sposto qui e la allargo pure e poi la chiudo,
quando l'ho chiuso ho fatto solo una hide. Quando rischiaccio sto facendo vedere come modale, quindi non posso cliccare sotto, mi dà l'effetto sonoro, una finestra che mantiene tutto il precedente stato, perché ne ho uno in memoria, è già creata, è già lì, vive finché vive la finestra, quando questa la chiudo va a distruggerla e a quel punto muore. Però potrei anche farla in questo modo, potrei dire mi serve solo quando clicco il pulsante, magari perché mi deve dare un responso. Tolgo questo campo, tolgo questo free. Notate che tra l'altro quando svuotate, se gli eventi non contengono codice, quando salvate, Delphi li elimina. Possiamo creare una finestra che mostra un messaggio con un solo pulsante ok che chiude e distrugge. Esatto. L'intento è quello. Adesso qui mi dà errore, però quello che potrei fare, io uso sempre le variabili inline perché ormai mi sono abituato, è creare qui una variabile e create nil senza un owner perché la vado poi a distruggere subito. Dopodiché cosa faccio? La mostro, quindi il codice qui si arresta. Quando la vado a chiudere lui scriverà fatto. Qui magari potremmo fare qui prima dopo, così vediamo le due. Posso andare nella form e fare una free. Manca qualcosa a questo pezzo di codice, però al momento prendetelo così. Quindi cosa succede? Che quando io lancio la finestra non viene creata in automatico. Quando clicco scrivo prima e la creo. Qui sotto non riesco, adesso la sposto la dimensione così vediamo se è sempre la stessa. Non riesco a uscire finché non la chiudo. Nel momento in cui la chiudo, il codice prosegue e fa dopo. A questo punto dovrebbe averla deallocata. Come me ne accorgo? Se rischiaccio, vedete che è una nuova istanza. Si posiziona sempre nella posizione di default del desktop, cioè le mette una, cioè le mette prima, la prima qui, poi sempre qui, poi sempre qui. Questo è Windows che decide in questa parte. Quindi otteniamo, testiamolo anche chiudendo, non abbiamo un report e vuol dire che la memoria è deallocata perché io la creo, non mi metto come owner, ma tanto sono sempre io che la sto distruggendo poco dopo averla utilizzata. Poi è chiaro che questo se non faccio show model non funziona, se faccio solo una show, cosa succede? Che nel momento in cui clicco la vedo comparire per un attimo e poi dopo facendo la free la vado a distruggere, quindi scompare, cioè la finestra si nasconde e poi viene distrutta. Perché la show non è bloccante, la show me la fa solo vedere, quindi nel contesto di prima col campo potevo utilizzare la show. In questo caso se non uso show model e metto una free, chiaramente subito dopo, nel momento in cui la vedo non faccio in tempo che quella viene distrutta, cioè. Però ecco, vedete che compare sempre più avanti, si sposta nello schermo, è sempre una finestra nuova. È un usa e getta, ecco, da questo punto di vista. La cosa può essere utile? Ecco, qui manca c'è un problemino. Ovvero, cosa può essere utile questa cosa? Può essere utile, ad esempio, nel fare una finestra che ti dà un responso, come diceva Fubit. Se faccio un ok mi dice che ho premuto ok oppure mi dice annulla. Io in base a quello che è responso scelgo cosa fare e poi distruggo la sì, il controllore torna subito al chiamante. Cioè con lo show non passa neanche, diciamo che show message è il comportamento della show model, se non ricordo male. Show message è uno show model. Show message che è un po' come l'alert, vedete, chiamo una message dialog POS help che alla fine dei conti va qui dentro eccetera eccetera. Vedete cosa va a fare? Va a creare una finestra message dialog, gli imposta le posizioni e poi gli dice il risultato che restituisco è quello che arriva da show model. Però qui, ecco, vedete che andando a vedere il codice capite che la show message che fa vedere un messaggio con una message box funziona perché il messaggio che entra finisce
dentro la finestra che viene configurata, e poi c'è lo show model che la rende visibile finché io non la chiudo. Quindi la show message è una finestra che si comporta come quella che abbiamo fatto noi, già presente in Delphi. Quindi la cosa qui interessante, ok, è che io potrei dire, potrei fare una cosa di questo tipo. Ok, qui potrei fare una cosa di questo tipo. Chiaramente mi dà errore perché questo non è una stringa, ma è un intero, quindi chiaramente non funziona. Il valore restituito da showModel è un intero che però può avere significato. Allora bevo, se c'è la pubblicità io bevo, quindi così sono, voilà. Dicevo, sono ripreso. Stavo dicendo che lo show modal non è una funzione che richiama la finestra punto e basta, ma è una funzione che restituisce anche un valore, perché essendo bloccante, quello che può fare è darmi un responso di una scelta che ho fatto nella finestra modale. Questo valore come lo restituisco? In diversi modi, quindi qui potrei leggerlo e visualizzarlo. Il problema è che questo è un intero, questa è una stringa, ovviamente non posso in Delphi, essendo tipizzato, mescolare mele e pere, quindi devo fare quantomeno un integer to string. In realtà ho delle costanti che mi consentono di identificare qual è quel valore che viene restituito. Ecco, però abbiamo qualcosa da visualizzare, lo metto sul pulsante. Supponiamo ad esempio di cliccare, ok, chiudo, e abbiamo un modal result di, qui abbiamo un 2. Cosa sarà questo 2? È un responso della finestra. Adesso non ho idea di cosa corrisponda perché uso sempre le costanti. Come facciamo a restituire un responso dalla finestra modale? Potremmo mettere dei pulsanti. Potremmo fare una cosa, ad esempio, mettere un pulsante per chiuderla, e nel pulsante qui abbiamo diverse soluzioni, cioè come chiudiamo una finestra, chiamiamola close, ok, e banalmente se lanciamo il nostro progetto, qui richiama la finestra, se chiudo la close dà il 2 come prima. Sì, probabilmente sarà MR Modal result close, cioè mi dice che il risultato è che la finestra è stata chiusa, che è come se avesse dato un annullo, cioè è un valore neutro, ecco. Però vedete che ho ottenuto il valore 2, però ho sia dei metodi, questo in realtà non, che differenza c'è? Close action, close query, ah ok. Fa un po' di cose in più, però al momento diciamo che non mi interessa. Un altro modo che ho per chiudere la finestra è impostare una proprietà della stessa finestra che si chiama modal result. Ad esempio se, e qui ci sono tutte le costanti, ovvero abbiamo ok, sì, no, quindi ok annulla, annulla riprova tralascia, sì a tutti, no a tutti, close. Quindi prima dava il 2 che era il cancel, era equivalente al cancel. All, quindi sono un po' come quelle finestre dove dici devo sostituire, sei sicuro, annulla, sì, tutti, sì, cioè tutte le opzioni che possibili e immaginabili. Quindi effettivamente aveva senso, forse non, essendo neutro, però effettivamente magari la close può avere altri significati. Quindi se imposto ad esempio cambiamo il valore, mettiamolo in no oppure close, vediamo
vediamo cosa succede. Io lancio l'applicazione, faccio vedere la finestra di dialogo, se clicco trovo il valore 7. Quindi l'effetto di impostare questa proprietà, che normalmente è impostato a MR none, cioè niente, prima è impostata no, se ne proviamo a impostarla yes che è il 6, fa chiudere la finestra e fa restituire questo responso direttamente al, come dire, alla finestra chiamante. Quindi normalmente cosa si fa? Si fanno i pulsanti magari yes, quindi questo lo chiamiamo, ci scriviamo yes e copia e incolla, ci mettiamo un altro evento, questo lo chiamiamo anche no. Magari possiamo mettere questo default e questo come tasto di annullamento, così se premo invio parte questo, se premo cancel parte questo. Nell'evento qui ci scrivo, mi è associato lo stesso evento, ne creo uno nuovo e qui scrivo modal result due punti uguale mr no, quindi c'è sì e no. Se vedo sta roba, faccio partire tutta sta roba, cosa ottengo? C'è il prima, faccio yes, esce con 6, c'è ancora prima, faccio questo, esce con no, e chiaramente viene anche distrutta, non ho un memory leak perché l'ho distrutta. Questa è la cosa più frequente che si fa e c'è una scorciatoia, ovvero una proprietà che si chiama così anche sui pulsanti. Ovvero posso andare, invece che gestire un evento in questo modo, posso togliere questi due eventi, 0 eventi, quindi adesso i tasti non fanno più nulla, cioè gli ho tolto l'evento, quando faccio vedere la dialog, se ci clicco non succede più niente, però posso fare una cosa, posso andare sul pulsante e impostargli la proprietà, dov'è, modal result, a cambiamo i valori, facciamo, ma no, teniamo yes o no, così li abbiamo a yes, e questo impostarlo a no. Vuol dire che io non gestisco il click, ma quando io imposto questa proprietà sul click, se hanno questa modal result impostata, metteranno il modal result sul form. Vuol dire che io visualizzo il form, se schiaccio yes esce con 6, se schiaccio no esce con 7. Quindi i pulsanti sono autoconfigurati. Questa cosa per evitare di farla tutta a mano, avete anche il quick button configurator e avete il template, cioè ad esempio devo fare i classici tasti ok annulla, li metto qui sotto, anzi facciamo ancora meglio, vado a mettere un pannello, ok, tolgo la caption, lo chiamo quick panel configuration, quindi gli dico di mostrare senza testo, facciamo senza bordo, così non è visibile, ho un bordo in alto, adesso vediamo, rimuovo il bordo e cioè fantastico, cioè talmente rapido, lo allineo senza usare le proprietà in basso nella finestra, lo chiamo dialog panel e gli do l'ok. Questi due li prendo, me li sposto qui dentro. Poi questo allineato in basso vuol dire che se cambio dimensione alla form lui segue, però i tasti rimangono in quella posizione. Ecco che potrei magari dire li posiziono qui sulla destra e poi dico, non li allineo, ma gli potrei dire che i punti di ancoraggio, che dove io vado a picchiare il chiodo, cioè questi anchors, vuol dire che ho un chiodo nell'angolo a sinistra in alto. Vuol dire che se la finestra la sposto, la ingrandisco a sinistra o verso l'alto, il pulsante mi segue. Quindi vuol dire che se la ridimensiono a destra in basso, il pulsante sta dove si trova. Vabbè, destinato non riesco, ma vuol dire che se io faccio così, ovviamente lui non mi segue. Io devo inchiodare i miei pulsanti in basso a destra, in modo che se la ridimensiono, loro seguono, se vado a destra loro seguono, ma se sposto questi bordi invece non succede nulla. Quindi posso agire tramite questi anchor, potrei dirgli non è left top ma è right bottom,
Vado qui e gli dico che non è left top ma è right bottom. Ci ho messo un chiodino qui negli angoli in basso. L'effetto che ottengo è che a questo punto, se trascino verso destra, verso il basso, chiaramente loro mi seguono e rimangono allineati. Questo è l'effetto, senza farli come dire ancorare, cioè senza doccarli. Non so usare il tema allineare, cioè non gli dico di prendere tutto lo spazio a destra, gli dico se questo è più alto, questo non si deve massimizzare per occupare tutto il pannello, mi sta bene che stia lì al centro. L'importante è che se la finestra viene dimensionata, lui continui a seguirla e rimanga, e qui posso metterci quello che voglio. Quindi lancio questa roba qui, quindi questi devono diventare ok nulla. Cosa faccio? Vado qui, quick button configuration, ci metto ok. Quindi questo cosa fa? Imposta già la caption con ok, lo mette come default, quindi se qui non è impostato lo va a impostare lui, gli mette modo result ok e il tasto è configurato. Vado qui, quick button, gli metto cancel, lui cambia il testo, mette il flag, mette la cosa, cancel, e sono già configurati. Cioè gli ha messo il testo, gli ha messo il cancel, gli ha messo il modo result a cancel, cioè ha fatto tutto quello che deve fare perché i pulsanti abbiano questa funzionalità. Se vado in run, mi parte la finestra, l'applicazione parte subito, button, vedo la mia form, se provo a ridimensionarla vedete che i tasti, beh, qui scompaiono, ci vuole un constraint, cioè devo far sì che la finestra non vada sotto questo limite, però la vedete che seguono, e faccio ok, mi dà 1, faccio cancel e mi dà 2, e quindi mi restituisce il valore. C'è una cosa che la vedremo poi prossimamente, c'è un piccolo problema, diciamo che quello che può accadere è che questa variabile vada, come dire, qui avvenga un errore. Mettiamo che in questa caption devo mostrare qualcosa e poi devo fare un'operazione che mi porta un errore, c'è il rischio che se qui si verifica un errore, adesso io lo simulo, ok, errore simulato, quindi qui sto sollevando un'eccezione, sto creando un errore, vuol dire che questo errore dovrà essere gestito, il codice non potrà proseguire, quindi arrivare qui, non manderà in crash l'applicazione perché c'è un gestore predefinito, cioè c'è un qualcosa che se nessuno gestisce l'errore, se lo prende in carico, mi farà vedere questo errore nella finestra come l'access violation di prima. Però abbiamo un problema, che se faccio così, io lancio il mio modale, quando lo chiudo faccio vedere il responso e qui ho l'errore simulato. Cioè, ho sollevato un errore, nessuno lo ha gestito, c'è un problema, se io chiudo ecco che ho il memory leak. Perché? Perché qui dove si è verificato l'errore lui non prosegue, ma come dice questa freccia lui esce, quindi va a cercare la routine che ha chiamato questa e la routine che ha chiamato quella prima ancora, cerca in tutte le routine qualcosa che possa gestire questo errore, non lo trova tranne quello predefinito, che è quello che mette l'oggetto application di fatto, che prende quell'errore e me lo fa vedere. Quindi vuol dire che qui non ha eseguito il free, l'errore è stato gestito, il programma continua a funzionare normalmente, però ovviamente se non ha fatto la free, quella finestra è ancora in memoria. Ci darà dei problemi in futuro sulla logica? Magari no, nel senso che io ottengo un errore magari intelligibile, faccio ok, riclicco, faccio cancel, cioè il programma continua a funzionare. Il problema è che ognuna di queste chiamate, quando chiuderò, sta creando una finestra e la sta distruggendo. Quindi abbiamo un memory leak di ben 3 form. Siccome ognuno ha 2 pulsanti sopra, abbiamo 6 pulsanti, 3 pannelli, cioè qui vediamo che avendo 3 form, ognuno ha un pannello, quindi sono 3 pannelli che non abbiamo rilasciato, dentro sono 2 pulsanti, quindi sono 6 pulsanti che non sono stati rilasciati, con altrettante risorse, con la barra del titolo, tutto quello che è usato da finestra, pannello e pulsanti. Quindi questa è una problematica che ci fa capire che l'errore ci ha impedito di rilasciare la memoria. Per ottenere questo effetto è buona prassi, e poi lo vedremo bene con le eccezioni,
che nel momento in cui io creo un oggetto, come faccio qui, io metto il suo utilizzo, tutto il codice che lo utilizzo, all'interno di un costrutto che si chiama try finally. Try finally vuol dire ho creato un oggetto, io provo a fare un po' di cose, ok, qui, e finally ci metto la free. La free qui che cosa vuol dire? La free qui dentro il finally, finally vuol dire che a piovo caneva, dalle mie parti si dice, questo pezzo di codice va eseguito. Cioè cosa succede? Mettiamo un'altra caption qui e scriviamo dopo, quindi io vedrei il numero però dopo non lo dovrei vedere. Per attivare il report nel view source, nel programma principale, devi mettere a true questa variabile report memory leaks on shutdown. È dentro system, fa parte memory manager, e quindi esatto, in ogni caso il mio era più folcloristico, ma quello è il concetto. Cioè il codice che cosa combina? Quando arriva qui crea la finestra, c'è l'errore, quindi non può proseguire, questa istruzione non verrà eseguita. Perché? Perché quando si verifica questo errore si cerca il primo pezzo di codice che è in grado di gestirlo. Qui dentro non c'è, perché ci vuole un altro costrutto che si chiama try except, non a caso. Quindi questa istruzione non la può eseguire, quindi lui uscirebbe, perché andrebbe a cercare il primo blocco che chiama questa funzione che se può gestire l'errore, e risale nello stack cercando di gestire l'errore. Ma prima di uscire, siccome questo è dentro il finally, lui lo esegue. Quindi l'effetto fondamentalmente è questo, che noi creiamo, rispondiamo, abbiamo l'errore, il dopo non lo vediamo perché qui non ci siamo passati, ma prima di uscire lui ha fatto il free, poi è andato a cercare il gestore dell'errore, ha trovato quello della message box, ci fa vedere l'errore e l'applicazione continua a funzionare. Rifaccio la cosa, l'errore scritto così ovviamente sistematico, si verifica sempre, io ne creo 3, ne creo 4. Se vado a chiudere non vedo nulla, perché di fatto che cosa ho garantito? Che qualunque cosa succeda, siccome qui ho creato una risorsa, io garantisco che questa risorsa venga rilasciata. Siccome c'è un errore, questo non viene eseguito, ma l'errore viene gestito, prima io distruggo la risorsa, quindi anche se questo errore sistematico eseguo questa cosa n volte, io ho creato un programma robusto, cioè il mio programma comunque non ha memory leak, non lascia della sporcizia in giro, e quindi io potrei passare la notte a cliccare su quel tasto che il programma rimane sempre da come è partito all'inizio, ha creato una finestra, c'è stato un errore, quindi l'ha distrutta, ha cercato un gestore dell'errore, il gestore dell'errore ha fatto vedere il messaggio, io ho dato ok e lui è ripartito. È come se io l'avessi gestito, avessi messo un altro messaggio, si fosse chiuso e io fossi ripartito esattamente come prima. Chiaro che se non avessi distrutto il form, pian pianino il mio programma continua a usare sempre più RAM, finché non viene esaurita. Invece in questo caso noi la usiamo e poi se tutto va a buon fine, cioè se tolgo l'errore, ovviamente il free lo facciamo lo stesso. Questo vuol dire sempre comunque, quindi in caso di errore, e questo non cancella l'errore. Cioè lui prima passa di qui, distrugge, ma l'errore comunque rimane da gestire, quello rimane. È solo la gestione dell'errore gestisce l'errore. Questo consente di fare qualcosa in più prima di andarsene. Viene usato in questi contesti, viene usato ad esempio se voi avete un file, lo aprite e come ultimo comando trap del sì, cioè fondamentalmente ecco, in questo caso non vado a gestire l'errore, io qui sto solo dicendo mi interessa che venga fatta questa cosa, ma io non gestisco l'errore perché magari non sono in grado di dare una gestione a pieno, e quindi have to go meeting, I want to say it's good to see a stream in Delphi code, well done, check digit. Ian, we speak Italian, my English is very very bad. Thank you for the greeting. Hello. Non associavo. I don't remember the nickname.
but speaking is better. I'm not so sure. We are doing a live series called Delphi, Teaching Delphi to My Cat. This is the title of ok, quindi stavamo per chiudere. Ian, per chi non lo conosce, è il l'evangelist responsabile, developer, il DevRel, developer relationship di Embarcadero, che è l'azienda che produce Delphi, quindi it's an honor. è un ospite illustre, quindi questo per dire appunto quanto Embarcadero ci... Bye, thank you. See you the next time. Tra l'altro non so che orario sia, probabilmente mattino, quindi da noi sera, quindi effettivamente quasi così ho visto l'orario, e quindi vedete che in realtà adesso cercherò il titolo ufficiale, però sì, è attualmente la persona che si occupa di tenere i contatti con gli sviluppatori tra Embarcadero, quindi gli sviluppatori Delphi, quindi direttamente di Embarcadero, quindi abbiamo proprio il... Comunque l'ho detto, io mi sono fatto attivare una licenza una volta tramite Facebook, quindi cioè, il rapporto è... non penso di avere un rapporto così esclusivo, cioè non è che perché sono io, però appunto questo, a volte ci sono queste cose. Detto questo, quindi questo è un fattore importante, poi vedremo la relazione tra questo e la gestione degli errori, però sono cose che io faccio vedere il prima possibile, perché è importante per sviluppare un'applicazione robusta, e se si fanno le cose fatte bene, cioè l'applicazione è inaffondabile. Cioè pensiamo anche a questa cosa fatta tramite server, non abbiamo un garbage collector, e vuol dire che abbiamo un effort in più da questo, abbiamo sancito l'ufficialità della serie Delphi for Cats, esatto. Questo la devo dire, perché insomma, alla fine no, mi fa piacere, perché quantomeno il più delle volte, insomma, quantomeno vuol dire che tengono un occhio, e, cioè, secondo me dovrebbero aprire un canale e streamarsi di continuo loro, ecco, questo dovrebbe far vedere Delphi dal giorno, ogni giorno e notte, ecco, anche solo in replica, però giustamente comunque ci tengono, anche perché il compleanno di Delphi, la World Spirit of Delphi, ogni anno viene dato una sorta di premio a chi insomma si è distinto nel fare cose per la community, un po' come gli MVP. Ecco, gli MVP sono, è una cosa più generale, ecco, per chi ovviamente dà aiuto su Delphi, però per chi fa magari libri, che fa molte iniziative. E quest'anno il premio è andato a uno streamer su Twitch, che è qui, che ogni tanto ha fatto qualche passaggio, è Patrick Premartin, penso si dica così, anche se a volte mi viene dubbio sul nome, che è l'altro streamer che ogni tanto passa, che fa, in Italia ne abbiamo 6 di MVP, infatti abbiamo una marea di Marco che fa e quindi tra l'altro giustamente potrebbero farmi il settimo, ma no, alla fine poi io non vendo licenze, quindi non ho, dopo sarei costretto e quindi mi sentirei troppo oppressato, invece finché le faccio per diletto sono una persona che ha fatto, cioè lui ha fatto veramente tante live, cioè è bravissimo, quindi cioè secondo me hanno fatto bene, sia perché in questo caso fanno capire che al netto dei libri, al netto dei forum, comunque esistono anche queste forme di divulgazione, c'è chi lo fa, quindi comunque ci siamo, ma non so come funziona, perché più di uno mi ha proposto, cioè mi ha fatto sapere che mi ha proposto, ma me l'ha detto dopo che l'ha fatto, che gli ha detto stai fermo,
non proporre, però vedi che comunque, come dire, le cose le vedono, le conoscono, e poi non ho ben presente, secondo me ci sono anche altri criteri, ecco, da questo punto di vista. Poi vedete che ecco, più, ecco, esatto, un ambassador non porta pena, quindi esatto, l'MVP secondo me porta pena, quello è la mia paura, quindi diciamo che sto bene così, ecco, da questo punto di vista. Piacere per il riconoscimento, però ecco, quello lo vedo comunque normalmente, quindi non c'è, anche solo questo ingresso mi fa capire, insomma, che l'occhio è quantomeno attento, e quantomeno valutano anche queste piattaforme. È una persona premiata con, come dire, Delphi Spirit Award, che, cioè, secondo me è un bel nome. È bello come nome dell'award, Delphi Spirit, cioè proprio lo spirito che porta in alto la cosa. Ci sta, perché Patrick, tra conferenze, tra live, insomma, ne ha fatte veramente tante. Quindi io cosa faccio? Cioè, faccio il podcast, le live, partecipo, faccio le conferenze, ci faccio il blog, basta. Quindi alla fine faccio il canale YouTube. No, beh, sto scherzando. Sto facendo la finta polemica, perché in realtà poi non va benissimo, anzi, già, vabbè, un elmo dell'oracolo potrebbe, ecco, un elmo mi piacerebbe, un elmo spartano non mi dispiacerebbe, secondo me non sarebbe male come. Ammetto di averlo cercato su YouTube, cioè sì, su YouTube, ciao, su Amazon, però ce ne sono tipo a pagamento, per vestiti di carnevale, però 30-40 € non li spendo per un elmo del genere. Ecco, loro sono talmente pazzi che secondo me l'hanno veramente comprato per fare però su Party Animals, il gioco, uso sempre il gatto vestito da spartano, e quindi però tante di quelle botte in quel gioco lì, vabbè, questo è un altro discorso. Quindi una sera farò di nuovo la riedizione di Compila Quindi Gioca, dove non faccio coding ma mi metto a giocare al computer. Quindi ok, abbiamo fatto un passo in un mondo più profondo, come diceva, cito un famoso ridoppiaggio che gira qui nel bolognese, che è abbastanza conosciuto, dei Gem Boy, Star Wars, dove si parla di gnocca, ecco, quindi ne ho stampati in 3D, ma cioè, stampati in 3D dove ci infila la testa dentro, una roba. L'altro giorno su Facebook ho visto uno che si è stampato in 3D e chiedeva come correggere delle sbavature bianche. Il simbolo della macchina dei Ghostbuster, non Real Ghostbuster, ma i Ghostbuster proprio, quelli dove c'era lo scimmione, quelli della Filmation, che tra l'altro avevano l'uso del nome originale, quindi quelli che hanno fregato il nome originale. Quel logo col fantasma, con la bocca aperta, che c'è davanti alla macchina, in dimensioni colossali. E quindi, però, da scrivania, beh, potrebbe diventare un gadget del Delphi Club Italia, anche se è un po' costoso, perché materiale poi alla fine costa, però ho viste parecchie, sarei curioso di acquistarne una, ma so che ci farei troppi pocci, quindi. E quindi no, dai, per stasera direi che vi ho tediato abbastanza. Non ho idea se ci sia qualcuno, sicuramente non sa nessuno che sviluppa. Ogni tanto spero di attaccare, come dire, la cosa a qualcuno, però vedo che c'è il signor Juncker con la Luisa, che ho una cosa che mi infastidiva oggi. Non so di cosa si tratta, e quindi non so neanche in quanti siamo per fare un raid. Boh, sono un po' di utenti, a meno che non siano tutti bot. Come mantenere la parola con te aperta? Aggiungiamo tanti bottoni. Fai shift click sul pulsante, credo. Dovrebbe funzionare. Esatto, la provo subito in diretta, quindi qui stavo cercando qualche canale. O almeno sulla palette funzionava, button, facevi shift click e poi facevi tac 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 tac, perché vedi che rimane in blu, rimane selezionato in blu sul
sulla 12 non mi andava. Questa è la 12, quindi funziona. Vabbè, che poi puoi fare copia e incolla del DFM, quindi se l'hai messo col filtro, l'hai chiuso. Ah, basta questa pubblicità, cioè proprio alla fine. Adesso le ridurrò un po', perché queste pubblicità rompono veramente le scatole. Vabbè, vado a vedere chi fare un po' di ride. C'è nessuno che sviluppa, dai, vediamo se c'è qualcuno che magari mi sviluppa, che porta software e... No, questo sono io, quindi questo non è... Sviluppo, software e giochi. Ci sono in live? Niente, non c'è nessuno. Nessuno che sviluppa. Canali in italiano. Sono solo io. Niente. Niente da fare. Tutti i canali. Dai, qualcuno c'è, però... Sono tutti in inglese, quindi dopo... Automated, 200, questi c'hanno troppi, che si lavora domani, se adesso andiamo tutti a nanna, quindi lo prende qualcuno con poche persone, quindi andiamo a emulare, che passione, vediamo cosa stanno portando. Che è Doom. Che roba strana. Oggi il condominio non voleva la live. C'ho anche il mesiversario, quindi vado. Facciamo un ride a signor Juncker, che ci sta sempre bene. Che ho anche il mesiversario da. Sì, a quest'ora è dura che sono solo io e il pazzo scatenato. Va bene, via. Torno nella mia lobby. Per salutarvi, direi che ci diamo appuntamento indicativamente per la prossima settimana. Per restare aggiornati c'è sempre il canale Telegram, dove non rompo troppo le balle, oppure con quello che dice Nvidia. Esatto. Però indicativamente direi che sarà... Adesso mi muovo. Sarà martedì prossimo, non è ancora il weekend, ma la settimana è ancora lunga, però come dire, grazie di nuovo, vai noioso, vabbè, perché siete troppo buoni, però vado, rimanete magari per il ride, così fate dei punti canale. Grazie, alla prossima, IdesJmon, non so come si dice, benvenuto. Peccato che sei presentato tardi, quindi non imparate a programmare. Ah sì, ok, ho visto quella cosa. Vabbè, perché lui dice ci pensa l'AI, perché lui vuol vendere schede grafiche, ma lui fa bene, cioè hanno più soldi in momenti di uno stato quelli, quindi vabbè, va, vi saluto perché facciamo troppo tardi. Grazie di nuovo e alla prossima. Come sempre, grazie a tutti, rimanete per il ride e alla prossima. Bye bye.